Buonasera a tutti, vi ringrazio innanzitutto per essere venuti qui a questo nostro incontro. Teatro Unita per la Scienza è un gruppo di studenti, di professori, ricercatori che tenta ecco, di trasmettere cultura scientifica e soprattutto il fine è quello di pensare, il nostro fine è quello di togliere la disinformazione scientifica che troppo spesso purtroppo imperversa in tutti quanti i media nazionali, locali e quant'altro. Oggi la scienza, va detto, sempre più acquista una centralità come tematiche all'interno della nostra quotidianità. Basti pensare alle numerose, questioni che vengono sollevate in merito a, non so, sperimentazione animale, recente caso Stamina che ha riempito le prime pagine dei giornali da lungo tempo, ma naturalmente recentemente trasmissioni diciamo un po' discutibili su certi temi hanno portato l'attenzione alla questione dell'alimentazione, talvolta facendo disinformazione. Noi qui oggi, in compagnia del dottor Romeo Gentile, conosciuto nel web, nel mondo del web come Le Fou, che è, diciamo, si può dire così, un debunker, nel senso colui che diciamo, demistifica, no? cerca di mostrare la verità smentendo tutte quante quelle che sono bufale anche della medicina, del mondo biomedico, ma in generale scientifico, che si registrano in rete. Siamo anche in compagnia del dottor Romeo Gentile, un agronomo, presidente... Francesco Marino. No, non ho ancora il potere di duplicarmi. Dubiquità ancora. Volevo parlare anche di lui, ma non sono competente, quindi lo lascio a lui. Il dottor Francesco Marino, di Agronomi per la Terra, è un agronomo, collaboratore anche con la rivista di Agraria, il quale illustrerà e diciamo fare una panoramica su tutte quelle che sono le agricolture cosiddette alternative. Capiamo se veramente sono alternative o se sono addirittura agriculture vere e proprie, facendo anche un cenno poi di quelli sugli OGM per capire cosa sono gli OGM e quindi capire anche se queste tutte le notizie che diciamo riceviamo sugli OGM sulla loro bontà e diciamo, il loro pericolo supposto che ci può essere sia vero o no. Lascio la parola al dottor Romeo Gentile che terrà un intervento generale sulle bufale, le cosiddette bufale, cioè le cosiddette notizie false, illustrandoci anche come riconoscerle e soprattutto anche capire cosa spesso sta dietro, cioè teorie del complotto, quindi questo modo un po' strano di vedere il mondo come se ci fosse sempre qualcuno insomma che complotti alle nostre spalle. Lascio la parola a lui. Salve, grazie, può scattare l'applauso. Allora, se non avete capito sono Romeo Gentile, tutti voi oggi siete Romeo Gentile probabilmente. Allora, per cominciare, prima di tutto dei consigli per gli acquisti perché siamo in un caffè letterario, quindi siccome io molte cose le ho scoperte leggendo vi volevo fare un po' di una panoramica che soprattutto perché poi me lo scordo, quindi allora ve lo dico subito. Allora, cominciamo per esempio questo qui, è molto interessante, un libro di Davide Maria De Luca, soprattutto perché domani c'è il mio ospite a Pisa, quindi lo dovete leggere. È il dizionario delle balle dei politici, lo possiamo dire oggi che siamo ancora in campagna elettorale, domani no, quindi i politici dicono le balle a posto, quindi ok, siete dubbiosi, lo so, sembra strano ma è vero, in verità il titolo è lunghissimo per coprire tutta la copertina così non pagavano un grafico. Qui dentro ci sono tutte, dagli F-35, il signoraggio eccetera, poi ovviamente è tacito, quando, se avete qualche dubbio qualcosa voi chiedete, un po' le ho viste tutte queste bufali, quindi cercherò, se avete dei dubbi o dei desideri particolari, chiedetemelo. Allora, risposto tutti, qui abbiamo
un libro invece di uno storico che si chiama Claudio Vercelli, che è un po' lento, si vede, si chiama Il negazionismo, parla del negazionismo dell'olocausto, è molto interessante perché sembra che non c'entri niente, in verità i meccanismi sono gli stessi, cioè i meccanismi per demistificare la realtà sono gli stessi del negazionismo dell'olocausto. Tant'è che poi l'ho anche intervistato questo signore e poi lui ha scritto su Micromega proprio un articolo sul complottismo, visto che c'era, quindi era quasi la stessa cosa. Poi, allora, poi abbiamo un libro molto famoso che è Salute e bugie di Salvo Di Grazia, uscito da poco, noto come Med Bunker, e chi ha a che fare con la medicina avrà sicuramente incontrato. Ora mi spiace, ho soltanto, pensavo un microfono, grazie, qua ho la troupe, facciamo un tour con le troupes. Abbiamo un libro di economia di Alberto Bisin, che è uno dei redattori di Noise from America, che si chiama Favole e numeri. Lui insegna negli Stati Uniti, ma è molto interessante, fa capire un po' anche un po' queste teorie della moneta taumaturgica, no? Che fa tutto, se uno esce dall'euro diventa tutto bello, eccetera. Poi abbiamo, per chi si vuole occupare un po' di logica, abbiamo un libro molto interessante di Francesco Berto, che è La logica da zero a Gödel, che è molto interessante, è scritto da un filosofo, quindi chi non è all'interno dell'ambito scientifico lo può capire anche senza avere delle basi di logica, eccetera. E poi abbiamo un libro di divulgazione di anche Emiliano Ricci, si chiama La fisica di 007, a chi non piace la fisica troverà dei riferimenti con i film di 007, quindi magari qualcosa nella sua testa ci entrerà. Ultimo, di Dario Bressanini, uno dei libri di Dario Bressanini sull'alimentazione, quindi si ricollegherà sicuramente al discorso che farà dopo Antonio Di Finzio, che è Le bugie del carrello. Praticamente tutte un po' le balle che ci dicono sull'alimentazione, eccetera. Allora, adesso vi ho fatto una panoramica rapidissima di quelli che sono, diciamo, alcuni libri che voi potete leggere, anche perché appunto dopo me lo sarei scordato e non ve l'avrei detto. Allora, in verità io qui sono sono un po' travestito. Cioè io adesso ho qui davanti a voi un oggetto fantastico. Cioè questo oggetto qui, che voi dite cos'è? Questo è un motore magnetico. Cioè grazie alle sole calamite produce energia infinita. Cioè vedete che gira? Senza che ci sia nulla. Forse non lo vedete bene. Io prendo questo foglio, vedete? È sospeso. È veramente un oggetto fantastico. In verità le industrie dell'energia, l'Enel, eccetera, non ve lo dicono, lo tengono nascosto perché ovviamente altrimenti nessuno pagherebbe più la bolletta della luce. Io adesso ve lo faccio vedere, però nessuno lo può toccare, per la regola, mi dispiace, altrimenti poi mi rubano il brevetto. Però ora vi sentite tutti fighi perché lo sapete, ok? Allora, scusate. Ok, vabbè, ho scherzato. Ovviamente non è un motore magnetico. Non è un motore magnetico, è un oggettino che si usa ultimamente come espositore nelle vetrine. Basterebbe poco verificare che funziona, se funziona o no. Cioè si va a staccare la corrente, cade tutto. Quindi ha bisogno di corrente per funzionare. Quindi l'Enel continuerà a guadagnare anche con questi fantastici oggetti. Quello che vi ho raccontato in verità è uno schema, questo schema qui. Allora, ci sono dei cattivi, vedete? Hanno le corna. Multinazionali, Big Pharma, Enel, massoneria, vi giuro, a me mi scrivono, tu sei, a te ti paga l'Enel, per dire che non ci sono i motori magnetici. Vi giuro, vedete? Cioè, massoneria, nuovo ordine mondiale, americani, cioè sempre gli americani, Fondo Monetario Internazionale, ogni tanto c'è di mezzo, la BCE, i debunker, io no, sono dietro queste cose, noi nascondiamo la verità. C'è un oggetto misterioso, un motore magnetico che produce energia dalle sole e calamite, e questa cosa viene portata alla luce dagli eroi, gli eroi che rivelano la verità, e sono, guarda caso, complottisti, pseudoscienziati, naturopati, autodidatti, cioè gente che magari ha preso terza media, eccetera,
populisti, santoni, ex medici, animalisti, ecologisti, non tutti ovviamente, però in genere quelle sono le aree da cui viene la teoria. E... però vedete, io ve l'ho raccontato in un modo, no? Se io vi avessi detto esiste l'automobile ad acqua, l'automobile conoscete, dico esiste l'automobile ad acqua e l'automobile, voi ci mettete l'acqua nel serbatoio, l'acqua fa andare il motore, no? Prima cosa che mi dite qual è? Bella, figo. E poi però? Ma come funziona? Dov'è? Me la fai vedere? Grazie, ok? Mi spieghi come funziona? Che io vi spiego, no? Voi mettiamo l'acqua, no? Mettiamo l'acqua nel motore, l'acqua viene scissa in idrogeno e ossigeno con elettrolisi, no? Conosciamo tutto. Poi l'idrogeno va nel motore idrogeno, va a girare, no? Si ricombina con l'ossigeno, ritorna acqua e così via all'infinito. Perché non ci ha pensato nessuno? Perché ogni passaggio ha un rendimento del 30%, alla fine c'è un rendimento del 10% di tutto, cioè della batteria che sta lì a fare la scissione tra idrogeno e ossigeno. Attacchi la batteria al motore e fai prima, chiaro? Quindi. Però se io ve la racconto in un altro modo, vi dico, se riesco a infilarlo ovviamente, perché queste meraviglie della tecnica ce le sono io, vi dico, i cattivi vi nascondono l'esistenza del motore ad acqua, vi nascondono la verità perché ci sono le multinazionali del petrolio che non vogliono che voi scoprite la verità, ora sapete questa verità, voi siete gli eroi, voi siete quelli fighi che hanno capito tutto. Prima diceva uno figo, no? Figo. E nessuno mi chiede ma come funziona? Cioè io vi ho appena raccontato una favola, una favola che vi nasconde, quella che vi nasconde la verità. Cioè voi invece di andare a vedere tipo qui stacco il cavo e vedo se funziona, no? Ma il motore esiste, me lo fai vedere. Io vi racconto una storia e nessuno gli viene in mente di dire me lo fai vedere come funziona. Perché sposto l'attenzione a chi conviene, chi lo paga, no? Poi vedremo anche che funziona anche per gli OGM, no? Perché se ci sono i cattivi, ci nascondono che gli OGM fanno male, no? In verità fanno male, noi siamo per il bene della terra, eccetera. Io non parlo dell'unica cosa che ci interessa, ma questa roba qui ha fatto venire almeno un mal di pancia in tutto il mondo? La risposta è no. È incredibile perché, come diceva anche Dario Bressanini, che è esperto di questa cosa, cioè è l'unica, strano perché è l'unica tecnologia dell'uomo che non porta danno fino adesso. Ieri cascano, i razzi esplodono ogni tanto, gli OGM non ancora riescono a far male a nessuno. Cioè, è veramente incredibile, però. Però se io vi racconto la storia degli OGM, io chiamo mio padre al telefono, mi fa gli OGM mescolano le piante con gli animali, fanno questo. Però, cioè, lo pensiamo tutti in fondo, lo pensiamo tutti, e funziona nello stesso modo. Cioè, se io vi racconto una storia, cioè, mentre una medicina, che è una molecola inventata, sintetizzata, come si fa a vedere se fa bene? La prendiamo tutti, vediamo se fa bene o se fa male. L'OGM no, è tutto completamente diverso perché è all'interno di una storia. Perché appunto noi non funzioniamo così, noi non funzioniamo con la logica, con la scienza. Esiste una cosa, la verifichiamo, se questo porta a questo, la negazione di questo cosa porta? È impossibile che una cosa e il suo contrario siano veri. No, noi andiamo per l'amore, l'affetto, ci piace, condividi, clicca e tutti sanno del motore energia infinita che non nessuno ha mai costruito nel mondo e nessuno potrà forse costruire. Sono dei principi fisici tipo conservazione dell'energia, eccetera. Perché, ma noi funzioniamo così e dobbiamo mettercelo in testa. Perché le persone prendono decisioni in base a questo, non in base a questo. Noi tutti lo facciamo. Magari noi critichiamo quelli complottisti, no? Però poi alla fine, magari noi crediamo alla scienza perché abbiamo letto due numeri di Focus, che è un bel giornale divulgativo, eccetera. Potevo leggere due numeri di Omeopatia Oggi per dire, non so se esiste, magari esiste, denunciano.
ormai. Tagliate. E avevi pensato un'altra cosa. Perché sono comunque mosso da questo. Solo che ho beccato dei giornali che mi hanno dato una spiegazione del mondo. Mi hanno dato tutte, diciamo, mi hanno spiegato come funziona il mondo. Questa roba qui. Io vedo un effetto, vedo una cosa, non lo capisco. Possono esserci tantissime cause. Io cerco la causa che va bene a me, quella che è plausibile per me, non in generale. Non mi importa poi alla fine secondario se funziona o no. Io, perché noi viviamo ogni giorno con informazioni incomplete, quindi se, per esempio 11 settembre 2001 attentati, Torri Gemelle, 4 terroristi con un teglierino fanno causare tutti questi danni, le guerre. Ho verificato le cause? No, ho raccontato sempre una storia. Ma cos'è che non torna alla gente? Il rapporto tra il taglierino e quello che è successo dopo. Cioè, non sta in piedi, umanamente, non sta in piedi. Anche se è vero, non sta in piedi. E allora vai, teorie, non c'erano gli aerei, no, erano dei droni, no, li tirano tra loro. Poi ci sono professori universitari, non solo, il governo, eccetera, che danno delle spiegazioni che devono essere, possono essere anche verificate, studiate, scaricate, viste. Perché non ci torna la causa-effetto? Kennedy, arriva uno, spara, ammazza il presidente degli Stati Uniti. Che se era un coglione qualsiasi, non poteva, cioè moriva, il presidente degli Stati Uniti non può morire, è invulnerabile. E gli spara, muore. Però già questa cosa che è morto, è incredibile. Perché c'è una differenza tra la causa e l'effetto, e noi, dentro di noi, non riusciamo a contemplarlo. E allora questo viene sfruttato dagli spacciatori di complotti, di verità nascoste, la scienza marcia, no? E vedono una scena nel cielo, non può essere il vapore, quella roba, condensazione, no. Quella spargono materie, così, no? Poi ne parleremo. Perché normalmente le persone non concepiscono questa, no? Questa è la gravità dovuta alla massa, poi lo vedete, lo studi. Però non si credeva che non era così, appunto. E noi abbiamo bisogno di una causa che stia con un effetto, altrimenti se dentro di noi non si bilanciano queste cose, noi le rifiutiamo. Quindi, per riconoscere le bufale, già un po' chiacchierando ve l'ho detto, si vede innanzitutto il fatto che si funziona soprattutto a livello emotivo. Stamina, i bambini, io sto qua, ma funziona? I bambini? I bambini piangono, muoiono. Vabbè, ma la medicina, prendete medicina. No, i bambini! Ok, finché non c'è l'altro e fa, ma io sono stato male così. Ah, se l'altro sta male, la gente cambia idea, per la stessa ragione. Sperimentazione animale. Gli animali! Il cane stava male, io non sapevo neanche se potevo stare qui, davvero. Però, gli animali! Ok, ma bisogna testare le medicine, non si possono andare direttamente. Gli animali! Ok, va bene. Caterina Simonsen, massacrata, beh, allora è la stessa ragione, è il sentimento, lo sfruttare il sentimento, è una leva che fa cambiare idea, poi magari uno cambia idea e in senso, tra virgolette, giusto, nel senso che pensa ad una cosa verificabile, vera, eccetera, ma è un caso, noi funzioniamo così, noi siamo incasinati e prendiamo decisioni a caso. Il fatto che magari questi ragazzi che conosci, soprattutto lui si riconosce, vede che è scienziato, il pubblico è quello più scienziato,
Il fatto che magari da ragazzino una volta ha preso una rivista magari scientifica, ha visto un articolo interessante, gli hanno parlato di una cosa eccetera, se gli parlavano di un'altra cosa era qui a dire oh bastardo, ci nascondi la verità, pagato dall'Enel eccetera, è lo stesso, non ti voglio offendere per un esempio, però è terribile con i pantaloncini corti, dai. Allora, quindi un mezzo ve l'ho detto, no? Vi ho detto appunto come funzioniamo, vi danno, fanno leva sul sentimento e poi appunto c'è la storia dei cattivi, dell'eroe, le favole che noi abbiamo sempre ascoltato, che ci piacciono, che guardiamo i film, eccetera. Quello che c'è al centro, bla bla bla, non interessa, qualsiasi cosa c'è, io posso raccontare questa storia. Quindi quando sentite una storia con i cattivi che ci nasconde le verità, e invece i ricercatori indipendenti, come se gli altri fossero tutti obbligati a pensare la stessa cosa, e hanno scoperto una cosa strana, magari che non sono manco laureati, però hanno scoperto la cosa, hanno fatto la scoperta del secolo, allora iniziate a dubitare. Un altro mezzo è quando sentite la parola ufficiale. E già se uno sono attenti, no? Io no, perché non ho fatto il militare. Ufficiale fa. Ufficiale, nel senso che quando voi sentite scienza ufficiale, la medicina ufficiale, la storia ufficiale, l'ho fatto vedere prima, no? Il negazionismo funziona nello stesso modo. La storia ufficiale ci dice che. Dire la storia ufficiale, innanzitutto, fa credere che ci sia una mano invisibile che scrive la verità. Cioè, è ufficiale, quindi è ovvio. Poi, è ufficiale e intrinsecamente falso, perché è ovvio, perché se è ufficiale doveva essere scritto in quel modo, è ufficiale, è fisso, è perenne, qualsiasi cosa perenne in qualche modo è intrinsecamente falsa, perché le cose, le nozioni cambiano, le scoperte cambiano, e quindi quello che non è ufficiale sembra vero. E poi c'è l'idea del false balance. Cos'è il false balance? Chi lo sa? È un po' strano, infatti. Allora, il false balance è quando dicono, è successo in queste giornate per l'Italia Unita per la Scienza, è successo che c'è stato un articolo, adesso non mi ricordo in quale giornale, quindi per non sbagliare non lo dico, di un giornalista che ha scritto però ci voleva il contraddittorio. Di cosa? Che sto dicendo le cose, ci vuole il contraddittorio. Cioè nei saloni pagati dai complottisti eccetera, tutti bravo, tutti d'accordo, il contraddittorio no, perché gli altri sono pagati, cattivi e brutti. Quando uno dice guarda, ci sono miliardi di scienziati che dicono questa cosa, ci vuole il contraddittorio. Cioè c'è uno che deve dire no. Allora, il contraddittorio cos'è? Serve allo pseudoscienziato o al negazionista dell'olocausto o appunto al pseudomedico per essere visto alla pari del medico ufficiale, dell'esperto ufficiale. Cioè serve per lui, per accreditarsi. Fanno delle figure terribili, ma vanno lì con la faccia di legno a dire le cose, poi prendono quel pezzettino e dicono vedi? Poi titoli sui video di YouTube, tal dettagli, umilia l'esperto ufficiale della scienza. Gli serve solo per quello, cioè, gente disperata. È vero, succede poi quando vedete umiliato, poi va a vedere tutto il video, cioè, mi pare. Però gli serve assolutamente. La storia appunto del negazionismo sull'olocausto è pieno di persone che volevano accreditarsi come storici. Per poter dire, io racconto la storia ufficiale. No, io racconto quella alternativa, quella vera, gli altri coprono la verità, eccetera. Io basso i fatti, eccetera. Bene, facciamo un esempio. Ho bisogno di un volontario. Lui, perché attento, lui dice basta, insomma. È troppo, vieni, vieni. Allora. Leggi questo, il titolo e il sottotitolo di questo articolo. Questo è Repubblica, Repubblica.it del 22 febbraio 2014. Allora, Grecia, strage degli innocenti, più 43% di mortalità infantile dopo i tagli alla sanità.
Il rapporto dei ricercatori di Cambridge, Oxford e Londra, pubblicato The Lancet, sotto accusa i tagli imposti al paese ellenico dai potenti del mondo. Allora, grazie. Grazie mille. Allora, avete sentito? Qualcuno l'ha sentita questa notizia? Sì. L'ho sentito, no? Io l'ho sentita in campagna elettorale adesso. Del confronto tra i quattro massimi candidati come Presidente della Commissione Europea, c'è stata una di queste quattro persone che ha detto la strage dei bambini in Grecia. Ok? Studio di The Lancet. The Lancet è uno dei più prestigiosi, una delle più prestigiose riviste scientifiche del mondo. Quindi l'ha detto The Lancet. E io, come tanti altri, l'hanno fatto anche meglio di me, sono andato a verificare, effettivamente, vedete, poi aiuto, ci sono dei dati. Allora, facciamo un po' di ordine. Notare il racconto. Grecia, strage degli innocenti. Innocenti, i bambini, ok? Più 43% di mortalità, cattivi. Siamo sempre sullo stesso racconto. The Lancet, c'è uno studio scientifico, notare che lo studio scientifico vale seconda di quello che serve. E se va a vedere lo studio scientifico, c'è una tabella fornita, dati forniti proprio dal Ministero della Sanità della Grecia, quindi dati ufficiali davvero, che dicono che la mortalità infantile, questa è una, sono numeri su 100.000, su 100.000 nati, se non sbaglio, passa da 2,65 nel 2008 a 3,15 nel 2009 a 3,80 nel 2010. Effettivamente, strage degli innocenti più 43% in due anni, a seguito dei tagli della sanità. Chiaro. Non c'è altro da aggiungere. Da 2008 al 2010. E gli altri anni? Hanno perso gli unici anni in cui è salita. Questa si chiama... C'è un suggerimento. Come si chiama questa tecnica? Cherry picking. Facciamo dire... Cherry picking. Cherry picking, ma che figa, è grandissimo. Qui altro che scienza, anche in inglese insegniamo. Io sono una capra in inglese. Praticamente è come quando uno c'ha un cesto di ciliegie, sceglie soltanto quelle più buone, quelle... Gli altri non gli servono. E allora... Se io prendo i dati che mi servono, dimostro qualunque cosa. Ci sono dei libri che insegnano a farlo, ovviamente, che servono per dire queste sono le tecniche, non fatelo. Invece c'è gente che fa. Repubblica.it, ripreso da altri, ovviamente qualsiasi sito prende senza verificare, no? Perché è una cosa che ci sta bene, perché dobbiamo verificare una cosa che ci sta bene? Io ho visto il racconto e ho detto, andiamo a vedere i dati pubblicati da studio The Lancet, sono pubblicati tutti questi. E hanno preso invece soltanto uno studio, hanno preso di quello. La cosa interessante è che i tagli della sanità ci sono stati qui. Cioè dopo, praticamente. E sono stati tagli, ma perché non hanno portato a un aumento? Perché a quel punto potrei dire la stessa cosa, no? Ah, tagliamo la sanità, diminuiscono i morti. Tagliamolo ancora di più! Se facessi questo lavoro. E invece hanno tagliato gli stipendi, per lo più, non le prestazioni, qui. Gli stipendi, i bambini, vengono trattati per lo stesso, insomma. Poi sono cose complesse, sono multifattoriali, si dicono nella scienza, cioè non c'è una sola variabile, neanche nella gravità c'è una sola variabile, c'è anche la distanza oltre la matto, cioè qualche, non è una roba sola. Queste sono le famose correlazioni che non sono causa-effetto, no? Come la famosa correlazione, fare l'esempio, dei pirati che raffreddano la Terra, no? Poi i pirati diminuiscono, la Terra aumenta le temperature, quindi i pirati raffreddano la Terra. Hanno trovato, c'è un sito in cui sono tutte le correlazioni, se non sbaglio ce n'era una, persone che muoiono soffocate in rapporto all'età di Miss America, sono quindi bisogna, e leggiamo... Miss America di due anni, così, appena nate, così, non muore nessuno soffocato in America. Cioè,
Davvero? È vero, no, ma non sto scherzando, è correlazione. Ce n'è una che era una correlazione tra la forma di un monte e un dato statistico, ad esempio sulle tasse. Sul monte. Cioè il profilo del monte uguale a questo. No? Quando vi dicono, adesso sta per finire la campagna elettorale, non diciamolo chiaramente, quando vi dicono, vedete questo grafico, ah, l'euro, più o meno siamo lì, me ne danno tanti di grafici, poi uno se ne esce con un grafico diverso e dice, ma abbiamo gli interessi sul debito? No, questo, yeah. Allora, questa è la panoramica in generale, un esempio abbastanza noto, adesso ne faccio... Facciamo un paio, come si fa nella scienza, un paio di esercitazioni. Ci facciamo le esercitazioni. Quando si fanno le esercitazioni si chiama qualcuno alla lavagna. Chi viene? Oh, c'è un trio qui davanti, Vieni. Allora, ora ci divertiamo un po', argomento un po' più leggero. Parliamo di scie chimiche, quindi, no? C'è una cosa un po' più leggera. Ecco, allora. Dunque, parliamo di scie chimiche, quindi è caduto un OGM, scusate, adesso ora sei geneticamente modificato. Allora, vediamo un po' se ci riusciamo. Dovrei avere un foglio qui, scusami. Eccolo. Allora, sì. Allora, questo è il primo, poi c'è un altro, prenotatevi. Dunque, allora, tu sei scientifico, sei un po' scientifico, abbastanza. È abbastanza scientifico, quindi siamo, io ho preso la persona giusta, a caso, sino non siamo d'accordo. Allora, questo è uno studio scientifico, vedete, è scritto tutto piccolo, quindi. Ci sono tante parole dentro anche, no? È scientifico. Ci sono delle fonti anche, molto, è molto molto scientifico. Allora, vi racconto, poi vi leggo il titolo, anche perché io ho smarrito gli occhiali da vicino, quindi. Faccio leggere, è un trucco, però faccio leggere anche per questo. Dunque, scie chimiche. Dunque, quando si parla di scie chimiche, in genere manca sempre la prova, no? E poi dicono, no, c'è la prova, ci sono le analisi, poi faremo vedere un'analisi, basta guardare in cielo. Io dico, vabbè, guarda la Terra è piatta. Allora, qualcuno tira fuori, no? C'è un certo Mark Purdy, che poi ha avuto anche la sventura di morire, quindi... Oh, è morto, è stato ucciso. Che tra le varie cose che ha scritto un bellissimo articolo scientifico sul rapporto tra scie chimiche che producono il bario, che poi producono la sclerosi multipla. Adesso non so se c'è qualcuno che si occupa di queste cose, gli starà venendo proprio la criniera dietro la schiena. Ok, se puoi leggere il titolo, quello scritto. Dopo. Sì. Ok. Allora, intossicazione cronica da bario danneggia la sintesi di proteoglicano solfatato, un'ipotesi per l'origine della sclerosi multipla. L'ha scelto lui di tradurlo, quindi. Ok, ah, perfetto, è un biotecnologo. Allora, mi puoi leggere quella frase nella zona rossa, per favore? Questo è ogni articolo scientifico ha un abstract, per evitare che uno si legge 40 pagine di studio che poi non gli interessano. C'è quello, diciamo, il riassuntino. Allora, cosa dice questo riassuntino? Se lo puoi anche... Sì, l'alto livello. Ah, ok. L'alto livello di bario che salta fuori dagli scavi locali per minerali di bario o dall'uso di bario nell'industria della carta, degli metalli, insomma, della saldatura, del tessile, dell'olio e del gas, ben collegato all'industria. E così come all'uso di bario come spray aerosol atmosferico per migliorare e rifrangere il segnale di radio, onde radio e radar, così come i tracciati dei jet militari, test di missili, eccetera. Perfetto, devi stare qui un attimo. La principale l'ho presa. Non fa niente. Comunque, praticamente qui dice, esistono. E quindi creano, c'è il bario dovuto a queste scie che fanno l'aerosol, no? Che fanno l'aerosol, no? Lo spruzzano, quindi l'aerosol di metalli pesanti, quindi anche di bario. Ok, allora, siccome è un articolo, sono andato a leggere l'articolo, se vai avanti,
nell'articolo, a pagina 4, ci sono altri puntini rossi, eccolo, questa era la 3 e questa era la 4, credo, dove c'è scritto, no, dopo, scusa, eccolo qui, qui c'è 2738, sì, perfetto. Allora, e qui c'è, nell'articolo, c'è la spiegazione, ok? Mi leggi soltanto, insomma, questa parte qui. All'improvviso, un'interrogazione a sorpresa, come? Inglese. Allora, così come creando un aerosol di ioni bario, ducting path, per migliorare la rifrazione di radio e radar durante pratiche militari di jet o operazioni di battaglia. Quindi non dice niente, dice la stessa cosa di prima. Però ci sono le fonti, 27 e 28, che per il piacere degli astanti che ho riscritti qui, c'è un brevetto. Ok, c'è un brevetto della NASA, che il brevetto si chiama Barium Release System to Create Ion Clouds in Upper Atmosphere, ok? Cioè sistema di rilascio del bario, hanno brevettato il sistema per rilasciare il bario dagli aerei. Ale, vai! Se avete Google potete controllare, cercando Barium Release System to eccetera, trovate questo. Mi puoi leggere il titolo, per favore? Ok. Rocket Having Barium Release System to Create... Rocket Having Barium Release System. Razzi che hanno un sistema di rilascio del bario. Parte il razzo, fa la nuvoletta, io seguo la nuvoletta e divento da lì. Questo è il sistema per rilasciare il bario nell'atmosfera. È una cavolata, ovviamente, lo fanno, e tra l'altro se c'è un brevetto non è detto che esista l'apparecchio, hanno brevettato, però lo fanno a volte, lanciano un razzo, fa come un, insomma, i fuochi d'artificio, no? Lanciano un razzo, nell'alta atmosfera, fa la nuvola molto bianca, grazie all'ione di bario, o quel che vogliono usare, e lo seguono, così evitano il pallone che va un po' dove cavolo gli pare, il razzo arriva esattamente dove vogliono. Quindi questa qui è una fonte che non dice nulla. La seconda fonte è ancora più divertente in qualche modo. C'è un certo Dorsch che scrive su Electronic News l'11 gennaio del 99, che è un giornale di elettronica, che ci sarà scritto. Prima che venisse cancellato, perché questi poi sono CD vecchi, ho trovato l'articolo appena in tempo. È praticamente un contratto che hanno fatto con un'azienda per un progetto per spruzzare aerosol, spruzzare sui circuiti che servono a costruire degli oggetti che vanno per, usati per i radar. Quindi radar, aerosol. Anche questo non serve a nulla. E questo è un articolo basato su niente. Un vero scienziato, grazie della collaborazione preziosa, un vero scienziato già davanti a questo studio pubblicato dalla rivista Medical Hypothesis, senza nessun peer review, senza nessuna verifica, l'avrebbe scartato a priori. Senza peer review nella scienza non esiste niente, perché nessuno ha controllato niente, nessuno è andato a verificare. Secondo esercizio, sempre sulle scie chimiche, e poi vediamo, questa è famosa. Analisi CNR Milano 2005, pa, pa, pa. CNR, anche qui la scienza si usa, no? Articolo scientifico, CNR quando serve, poi quando non serve. Allora, c'è un signore che sta facendo anche dei convegni sulle scie chimiche, no? Che dice, io non credevo a queste cose, la storia. Poi ho visto queste analisi ho visto, e quando ho visto queste analisi ho detto, beh. Poi un'altra volta ho detto, no, non ho visto, l'ho raccolto io il campione e ho fatto la verifica. Dopo 2 giorni di scie chimiche su Milano abbiamo portato, o hanno portato, dipende dai racconti, un vaso con l'acqua piovana ad analizzare al CNR. Il risultato è stato sconvolgente. Non so se c'è anche un grafico.
quindi è vero, è una roba vera, no? C'è un grafico e poi c'è un'analisi. C'è un'analisi con una tabellina con dei numeri e delle formule chimiche, quindi deve essere una cosa importante. E poi c'è anche una scritta a mano. C'è una scritta a mano, ho scritto questa roba qui, che siccome è una gola secca qualcuno leggerà. La famosa voce fuori campo. Allora, oltre al quarzo, vale anche come visita oculistica. Oltre al quarzo, presente in modo preponderante, può essere individuata con sicurezza non assoluta la presenza di ossido di titanio e di idrossido di bario. Lo spettro è caratterizzato da un numero molto elevato di picchi e quindi sarebbe necessario l'utilizzo di un'apparecchiatura che possa discriminare la sovrapposizione dei picchi. Si può ipotizzare la presenza di sale di calcio. Perfetto. Questo è stato scritto a mano. Allora, l'occhio allenato vede subito uno che scrive: può essere individuata con sicurezza non assoluta. Poi qui c'è un grafico con tutta la tabella del contenuto di una macchina che costa un sacco di soldi, che si chiama diffrazione di raggi X. Cos'è la diffrazione di raggi X? Avete presente The Dark Side on the Moon? La copertina, non tutto il disco, non me lo cantate per favore. Poi facciamo uno spettacolo a parte. Un prisma, no? Gli arriva la luce, il prisma fa diffrazione della luce in quello che noi chiamiamo arcobaleno. La diffrazione raggi X funziona uguale, cioè c'è un prisma, un cristallo, gli arriva raggi X, fa una diffrazione, a seconda della diffrazione sappiamo cosa contiene quel cristallo. Bellissimo! Esce fuori una roba, e hai l'analisi del contenuto di un cristallo. Ma funziona col cristallo, non con l'acqua. E come cavolo è successo? Poi chiamo un amico chimico e mi fa: dove è il certificato? Poi voi andate a fare la lastra, mi è capitato di fare la lastra, poi c'è il radiologo che vi scrive il referto, cioè vi interpreta quel che dice la lastra. Allora, siccome io non sono esperto della cosa, CNR, ho verificato, sarà un'analisi del CNR? Sì, ho cercato su internet, ho contattato un signore del CNR che ha la macchina a diffrazione da GX, il quale ha contattato il professore che l'aveva nel 2005 e la gestiva, che mi ha risposto con una mail. Dal 2005 al 2012 nessuno ha fatto una cosa del genere. Nessuno ha detto: ma da dove viene questa analisi? E cosa mi ha risposto? Innanzitutto serve un cristallo e sull'acqua non si fa, non è mai. Seconda cosa, la calligrafia di questo studio qui, di questa analisi, non è di nessuno che collaborava con me. E con i raggi X non è che può entrare chiunque. Quindi è falsa. Terza cosa, dall'analisi, vista la preponderanza di quarzo, questa è sabbia. Cioè, io ho scoperto che l'analisi 2005 che ha causato un movimento complottista in Italia è dovuta all'analisi di un mucchietto di sabbia da parte del CNR. O l'abbiamo fatta apposta, oppure hanno preso un foglio, ci hanno scritto una roba. Questo non mi interessa. Però questa è roba che fa la fine di tutto il resto. Non serve a niente. Nel 90% dei casi, per scoprire una bufala basta risalire alla fonte, basta fare una verifica dei fatti. Motori magnetici, motori fantastici, complotti, le statistiche del 43% di mortalità infantile in Grecia e tante altre cose, basta risalire alla fonte, è molto semplice. Purtroppo la maggior parte della gente non lo fa e non ha neanche il tempo per farlo. Questo una ricerchina magari su internet prima di diffondere quantomeno e cliccare condividi sarebbe importante. Grazie a tutti per l'attenzione.
naturalmente ringrazio anche a livello personale il dottor Romeo Gentile per il contributo che ha dato prima. Poiché tanto io scommetto che vi sia piaciuto, rimasto simpatico, vi ricordo che io ogni giovedì alle 10, se non sbaglio, giusto? Quando capita. Quando capita. Io. Su un canale YouTube chiamato Le Fru, come il suo nickname, dove per appunto diciamo parla di scienza, ma di economia, insomma, di tutti gli argomenti su cui c'è da capirci meglio, ecco. Ora, scusatemi un attimo, mi hanno detto prima che non ho detto nemmeno il mio nome, non mi sono manco presentato prima, non è per maleducazione, ma perché io purtroppo so l'ansia a volte gioca brutti scherzi. Tra l'altro io ero andrebbe tanto per sì, infatti, come vedete, no? No, perché un aneddoto, esame di genetica, ansioso, arrivo lì a sedermi davanti all'esame, agitato come non mai, il professore mi guarda, io invece che non deve essere, no? Il professore mi guarda e mi dice tutto bene, io lo guardo e dico ansia, gli faccio tutti a ridere dietro la figura comunque. Quindi ecco, scusatemi se non mi sono presentato. Passo la parola, come avevo detto prima, al dottor Francesco Marino, stavolta l'ho detta bene, che ci per appunto illustrerà agricolture, culture alternative, quali sono scientifiche, quali no, quali si basano soprattutto su fatti e quali su logica, cioè quali su fatti che abbiano anche delle basi logiche e quali siano fonte di credenze mitiche e altro. Con anche un appunto su appunto sui OGM. Lascio la parola a lui e grazie. Si aspetta un po' come il dottore mette tutto a posto. Io ho portato questi libri naturalmente non per fare pubblicità, però per non comprarli. Faccio direttamente, cioè la cosa opposta che ha fatto il dottor Romeo Gentile, poi vi dico il perché. Adesso si aspetta un po'. Sto appoggiando, sì. No, io devo aprire il PowerPoint, quindi devo passare qui? Sì, va bene? Allora sì, si inizia da qui, vero? Sì, un attimo si accende qui. Sì. E poi io con tutti questi fili, conoscendomi, farò dei danni di sicuro. In un mondo all'incontrario un informatico usa il cartoncino, un contadino usa le slime, perché è così. Ma, sì, io lo faccio per fare l'originale, quindi così la gente fa, un informatico usa la carta. Ormai si è trasgressivi, si fa, certo, sì. Prima funzionava, Sì, ok. Ci siamo. Ci siamo? È il tempo che si... Mm.
lontano adesso esplode. Questo è il mondo. Se io mi giro fosse meglio di qua. Vediamo un po'. Allora. Ok. Allora io partirò, visto che il dottor Pizzo mi ha presentato, sull'orrore della chimica e della genetica che hanno alcune agricolture alternative, o molte agricolture alternative, e farò due esempi particolari per far capire che una molecola, o sia di origine naturale o sia di origine non naturale, è la stessa molecola per la chimica, non c'è nessuna differenza. E su questo assunto, naturalmente, le agricolture alternative dicono che se una cosa è naturale fa bene, se non è naturale fa male. In realtà non è così, perché se noi prendiamo queste semplici reazioni chimiche che si fanno al primo anno di medicina, di tutte le facoltà scientifiche, abbiamo che se noi mettiamo insieme l'acido cloridrico, l'acido muriatico, lo facciamo reagire con l'idrossido di sodio o con la soda caustica, abbiamo acqua e cloro di sodio. Quindi con l'acido muriatico, che è usato da solo, possiamo avere dei problemi se lo tocchiamo, o la soda caustica usata da solo può avere anche dei problemi. Se lo mettiamo insieme otteniamo acqua e sale, possiamo fare un bel piatto di pasta asciutta. Quindi l'acqua e il sale, da dove provengono, sono sempre le stesse molecole. Un altro esempio è anche quello visto sotto. Se io prendo il metano, che magari deriva dal petrolio, lo faccio reagire con l'ossigeno, ottengo l'anidride carbonica e l'acqua. Quando io vado a cucinare a fare un piatto di spaghetti, il solito piatto di spaghetti, molte volte vedo la contenza alla pentola, nella base, non è altro che un prodotto di derivazione del petrolio, perché quello è il metano che si unisce con l'acqua, mi forma l'anidride carbonica e l'acqua. Quell'acqua io la posso assaggiare, non mi fa nulla, eppure deriva dal petrolio. Su questa, diciamo, assunto, le agricolture alternative hanno fatto la loro fortuna. Hanno fatto la loro fortuna perché hanno l'orrore della chimica e l'orrore della genetica. Perché mentre la scienza ufficiale si occupava della genetica, qui per gli studenti di scienze di medicina, questo signore è Mendel, che era un perito agrario, mi piace dirlo, studiava le leggi della genetica. Quest'altro signore qui, che è meno conosciuto di quest'altro signore, è Rudolf Steiner. È quel signore che costruì una forma alternativa di agricoltura chiamata biodinamica. E poi ne vedremo delle belle sulla biodinamica. Quindi, mentre la scienza ufficiale andava da una parte, l'altra scienza si occupava della biodinamica. Mentre Mendel, con tutti gli altri scienziati, studiavano, naturalmente nel periodo di Mendel non sapevano del DNA, non sapevano dei cromosomi, non sapevano di nulla, lui in 5-6 giorni si costruì direttamente di sana pianta un'agricoltura alternativa. Nel 1924 lui poi l'anno dopo morì, addirittura anni prima aveva fondato una medicina alternativa come l'antroposofia, si era inventato un'architettura alternativa, eccetera eccetera, cioè si era inventato tutto lo scibile delle scienze. Invece, mentre poi gli scienziati che si occupavano dell'agricoltura, in questo caso vedete, non so se lo conoscete, questo è Strampelli, quello che fece, analizzò il grano, questo è Norman Ballug che fece la rivoluzione verde, gli altri che seguirono le idee di Steiner si occupavano appunto, vedete, sterco di vacca con gli influssi astrali. Mentre gli altri riempivano i granai, loro riempivano queste tavole di questa cosa, insomma, che è sterco di vacca. Naturalmente una delle più grosse scoperte dell'agricoltura furono gli ibridi F1, mentre quest'altra signora qui invece è Vandana Shiva, che magari a molti non può dire nulla, però vi posso dire che se a molti non può dire nulla, a Firenze questa signora è molto presente, è una consulenza dei politici toscani. Questa signora, per esempio, oggi ne abbiamo 23, il 22 aveva una conferenza, eccetera, eccetera, quindi è sempre presente. E per farla breve, è la vice direttrice nazionale di Slow Food, è la vice di Petrini, quindi ha un grosso seguito nelle politiche
delle politiche agricole italiane. Naturalmente, per quanto riguarda questi F1, vi posso dire che sono dei mais che sono coltivati in tutta Italia. Non c'è nella pianura padana, il 99% dei mais è coltivato come ibridi F1, e quando sono arrivati negli anni 50 c'era un movimento, diciamo, ecologista anti-litterum che andava a distruggere i campi di mais F1, quindi non ci facevamo mancare nulla perché erano considerati i semi del demonio, eccetera eccetera. In realtà adesso non se lo ricorda più nessuno, ma hanno avuto la stessa sorte dell'OGM, come addirittura ha avuto la stessa sorte il latte pastorizzato. Quando si incominciò a produrre il latte pastorizzato c'erano alcuni movimenti pseudo-ambientalisti che andavano contro il latte pastorizzato, perché per loro il latte pastorizzato uccideva i microrganismi. Dice, com'è possibile che noi possiamo mangiare microrganismi morti? Capite che ci sono sempre stati, purtroppo sempre ci saranno, ma in questo periodo più va avanti la scienza più questi movimenti alternativi hanno importanza e prendono sempre più piede, perché noi siamo, diciamo, pieni di per esempio di ibridi F1, tutti sanno del mais, o la maggior parte che si occupa del mais, per esempio tutte le bracioline che noi mangiamo non sono altro che ibridi F1 del maiale, tutti i maiali che noi mangiamo, che mangiamo, diciamo, alla coppa, il prosciutto di San Daniele o quello di Parma, sono anche ibridi F1, ci sono due linee pure, vengono messe insieme per produrre eterosi, che è la caratteristica dell'ebre 1, per appunto produrre carne migliore. Naturalmente adesso che è successo? Che mentre la scienza andava avanti, le agricolture alternative avevano un passo più veloce. In questo caso, vedete, ci sono dei ragazzi, qui siamo in Inghilterra, che si occupano di agricoltura. Questo è un tipo di agricoltura biologica, e buon da allora hanno cominciato a coltivare, vedete, dentro le ruote dei trattori. Quindi di biologico e di ecologico hanno poco. Però se vedete quest'altra foto, questa vi voglio lasciare ad osservarla per 30 secondi, vedete dove arriva poi dove arrivano le agricolture alternative e dove arriva la mente umana. Avete capito di cosa si tratta, sì? Sono dei cimiteri. Le agricolture alternative, e l'agricoltura biologica, poi vi dirò, è un'agricoltura alternativa, ormai ci porta a questo. Questo qui è un paese che si chiama Todmorden, in Inghilterra, dove si è incominciato a coltivare tutta la cittadina. Quindi se voi andate a visitare Todmorden trovate la macchina, la Volkswagen, dove ci sono le cartine, le cipolle, trovate le aiole, eccetera eccetera. Siccome devono essere autosufficienti e devono essere a chilometro zero, un'altra panzana, dove andiamo a coltivare, dove non andiamo a coltivare, hanno cominciato a coltivare nei cimiteri. Quindi quando vanno a casa dico, dove l'hai presa questa cipolla? Dall'orto, dalla tomba del nonno, dove hai presa quest'altra? Vedete bene che poi queste agricolture alternative non hanno nulla di scienza, ma hanno molto di filosofia. Vedete, hanno anche le magliettine per Benino, quindi di sabato e di domenica nel weekend vanno a coltivare nei cimiteri. Questa signora qui è una giornalista di una nota televisione inglese che ha fatto questo servizio. Potete trovarlo, come dicevo, dottor Romeo Gentile, potete trovarlo su YouTube. Questa era contentissima, mangiava i pisellini trovati sulla tomba di zio Sam, poi la zucchina, ed erano contentissimi. Cioè, per loro questo era, cioè, solo perché non c'era la chimica, solo perché non c'era la genetica, era perfetto. Pensare che magari quella era idealmente coltivata su un cimitero, allora non gli importava nulla. Naturalmente questa idea, che ormai sono 35 città inglesi che hanno questo modo di coltivare, non solo Todmorden, sta prendendo anche piede in Italia, e questo naturalmente è da bere della stranezza. Naturalmente, per farvi capire che non sto parlando di una nicchia, questo signore appunto è il principe Carlo. Il principe Carlo, che naturalmente è l'ambientalista per eccellenza, poi tranne poi sabato e domenica mette la casacca verde e va a sparacchiare alle volpi, è andato a visitare a Todmorden portando appunto quest'idea di agricoltura alternativa, e vedete, diciamo, ormai l'importanza che ha questo tipo di agricoltura. Naturalmente noi abbiamo lo slow food in Italia, che
per gli addetti ai lavori, magari dirò per molto una qualcosa di nuovo, e quello di peggiore ci può essere per quanto riguarda l'idea di portare le agricolture alternative. Come infatti nel sito del Slow Food c'è come una città può diventare autosufficiente in frutta e verdura. Il caso di Todd Mordem. Dove ci sono agricolture alternative, dove c'è pseudoscienza, c'è lo Slow Food, non c'è verso. Non manca mai, c'è sempre. E adesso ne vedremo altre. Naturalmente lo Slow Food cosa fa? Ha delle idee alternative, però poi con le sue idee alternative, con le sue idee basate sulla pseudoscienza, pensa di sfamare il mondo. Per cui si vanta di fare 10.000 morti in Africa, lo potete vedere anche da solo lo sito, ma cosa vanno a fare in Africa? Gli danno, siccome hanno fame, gli danno del cocome, quindi c'è una sostanza abbastanza nutritiva, in realtà non è così. Questa invece è la neurobiologia vegetale. Per chi studia medicina, la neurobiologia è una scienza. Per chi ha studiato agraria, ha studiato le scienze agrarie, la biologia, neurobiologia vegetale non è una scienza. Purtroppo adesso è diventata una, tra virgolette, scienza, e si trova anche dentro la facoltà di agraria di Firenze, la neurobiologia vegetale. Questa neurobiologia vegetale, che è un'agricoltura alternativa, sostiene che le piante hanno anche un cervello, un animo e pensano anche. Quindi se gli succede qualcosa, loro cosa fanno? Dicono all'altra pianta, dice guarda che a me è successo questo, stai attento. E loro pensano di dimostrare questo. E questi sono nelle nostre università. Ma la cosa particolare è questa. Sono generalmente queste tecniche di neurobiologia, quindi di studio, vengono fatte nelle aziende biodinamiche. Poi vedremo cos'è l'agricoltura biodinamica. E la cosa particolare è che questi si basano sulla successione dei Fibonacci, sul numero auro, su Mozart. Cioè, loro pensano che il DNA abbia una struttura in funzione della successione dei Fibonacci. Per gli informatici, per i matematici, la successione di Fibonacci è 1, 2, poi la somma degli ultimi due, eccetera, eccetera. E quindi che succede? Che se io vado a intaccare, siccome il DNA segue una successione di Fibonacci, io vado a intaccare il DNA, addirittura distruggo il mondo. Quindi per questo questi signori sono contro gli OGM, perché io vado a intaccare il DNA. Ma cosa c'entra morte? Mozart, perché molto probabilmente Mozart, secondo studi fatti di capisce di musica, io no, diceva che scriveva sul pentagramma seguendo la serie di Fibonacci. Quindi che succede? Che se io voglio coltivare, non voglio ammalare le piante, devo suonare dentro le aziende agricole. A me hanno insegnato che chiamano un agronomo, gli va a fare le analisi, porta i laboratori campioni, poi in base a questo gli scrive i fitofarmaci, questo, quest'altro, quella. Invece questa nuova scienza, che è la fonobiologia, ci dice che se noi, questo qui non è dopo Pasquetta che è andato a suonare, cioè sta suonando in un campo di un vigneto per non farlo ammalare. E più per questo ho portato questo libro, che è un libro abbastanza particolare, che ho comprato, e vi leggerò, aspetta un po', vi leggerò quello che c'è scritto su questo libro per farvi capire. Grazie. Un viticoltore di Montalcino, in collaborazione con il LINF, Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale, e con il BOSE, azienda leader nel campo delle tecnologie del suono, che ha finanziato la ricerca, ha provato per oltre 5 anni a coltivare a suon di musica le viti. Cioè, invece di fare altro, sono andati lì tutti i giorni, queste povere viti hanno sentito questa musica per 5 anni. I risultati sono stati sorprendenti. Questo libro è abbastanza famoso, diciamo, è un best-seller scritto da, insomma, da gente che si occupa veramente, da scienziati che sono degli scienziati dell'agricoltura. I risultati sono stati sorprendenti. Le viti sottoposte al trattamento musicale non solo sono cresciute meglio di quelle che non ascoltavano nulla, ma sono anche
arrivata a maturazione prima e hanno prodotto uva più ricca di sapore, colore, polifenole. Inoltre, questo libro insomma è abbastanza significativo, la musica ha anche tenuto lontani gli insetti, disorientati, magari questo sì, perché uno va a rompere tutti i giorni, insetti io non ci vengo più qui. Il suo impiego ha reso così possibile una drastica riduzione dell'uso di insetticidi, configurando una nuova rivoluzione, rivoluzionaria branca dell'agricoltura biologica, l'agricoltura fonobiologica. La cosa strana è che nel 2011 questo esperimento è stato inserito dalle UBRA, Agenzia Euro-Brasiliana per lo Sviluppo Sostenibile, promossa dalle Nazioni Unite, tra i 100 progetti che cambieranno il mondo dell'agri-economy nei prossimi 20 anni. Del resto, perché stupirci? È scritto così. Quindi vedete bene che l'agricoltura sembra un campo a sé stante, ma di agricolture alternative, di stranezze, ce ne sono davvero tante. Io vado a suonare in un campo e non posso fare, e non faccio più nulla, non metto fitofarmaci, non metto fertilizzanti. La cosa strana, e il dubbio viene, cioè se io devo fare il Chianti, devo portare Mozart, ma se devo fare il Tavernello o il Lambrusco, devo trovare il Toto Cotugno oppure l'Auro Casadei, perché poi tanto mi dà tanto, no? E questa è la cosa strana. Un'altra agricoltura alternativa è questa dei microrganismi effettivi. Cioè, perché il problema dell'agricoltura è che poi ci sono tanti personaggi, e il dottore che si occupa anche diciamo di un'agenzia dell'agricoltura, che poi vanno nelle aziende agricole e propongono come gli informatori scientifici, mentre gli informatori scientifici sono conosciuti, gli informatori agricoli no. Ci sono molti soggetti che vanno nelle campagne dal contadino poverino eccetera eccetera e gli dicono che ci sono questi microrganismi effettivi, cioè ci portano questi bocciglioni pieni di microrganismi che sono costituiti. Questa agricoltura alternativa è stata fondata da questo signore qui che era un agronomo, poi le cronache narrano che una notte gli venne insonnia eccetera eccetera, quindi teoria perse la testa e cominciò a fondare questa agricoltura alternativa basata sui microrganismi effettivi. In questi bocciglioni troverete acido lattico, naturalmente qui c'è scritto batteri della fotosintesi, non ci sono batteri della fotosintesi, ma loro li spacciano per tale, lievito, ma la cosa particolare è che quando i contadini devono andare poi a distribuirli nel campo e devono guardare il cielo, perché devono essere attivati dagli influssi lunari. Quindi se il contadino dice guarda a me non ha funzionato, loro cosa gli dico? Tu non hai, sei stato uno sciocco, perché in quel periodo la luna era nel segno di Giove, e quindi naturalmente diciamo, vedete che questi soggetti hanno, se andate a vedere di nuovo su internet, vedete che hanno veramente una capacità di penetrazione nell'agricoltura italiana abbastanza notevole. Naturalmente adesso vi parlerò un pochino della biodinamica, che è molto, molto diffusa in Italia. Cioè c'è una lobby dell'agricoltura biodinamica. In Italia esistono 1.800.000 aziende, di aziende biodinamiche ce ne sono solo 445, però hanno un potere di lobby impressionante. Cioè tutte le leggi e quelle e quell'altro di finanziamento dell'agricoltura partono dall'agricoltura biodinamica. L'agricoltura biodinamica, non so se vi ricordate, era stata fondata da quel signore che si chiama Rudolf Steiner, che oltre a fondare l'agricoltura biodinamica ha fondato anche un'altra religione che è l'antroposofia. Lui sostiene che quando uno muore dopo 1000 anni risorge, però risorge con il stesso posto. Questa è una delle caratteristiche principali dell'antroposofia, cioè ce ne sono tantissime altre. E nell'antroposofia appunto fa parte la biodinamica. In Toscana ci sono circa 50 aziende biodinamiche. Se voi andate a visitare queste aziende biodinamiche trovate questi contadini abbastanza un pochino strani, perché oltre a essere biodinamici sono anche antroposofici, quindi seguono una specie di comportamento un po' particolare. Questa agricoltura è basata su 6 preparati, vedete 2, 2, 4, 2, 6, insomma sono 2, 4, 6 e 2, 8, sono 8 preparati, sono stati fatti da Rudolf Steiner circa ormai 100 anni fa e sono rimasti tal quale, mentre le scienze agrarie vanno avanti, questi qua sono rimasti tal quale e si dividono in 2 di spruzzo, nel senso che io li devo spruzzare sul campo, e 6 d'accumulo. E adesso vedete cos'è l'agricoltura biodinamica?
e vedete che molti soggetti che si occupano e che fanno parte, diciamo, di questo mondo sono molti famosi. Io, insomma, dirò che un ex presidente del Consiglio aveva una grossa villa dove c'aveva, ormai, insomma, ancora si può dire, insomma, una villa che c'è un'azienda agricola, e in questa azienda agricola, nella villa, c'era l'agricoltura, veniva fatta in stile biodinamico. L'ex presidente del Consiglio, un ex presidente del Consiglio in Italia, non altrove. Quindi vedete bene l'importanza. Grandi fotografi sono biodinamici, grandi giornalisti sono biodinamici, cioè la crema dell'elite, di chi possiede il potere, stranamente sono tutti biodinamici. E vedete, per esempio, vi faccio l'esempio del preparato 501. Questo è corno di vacca che abbia figliato almeno una volta. Quindi che succede? Io vi dico che, vi ripeto, è molto più diffusa di quello che pensiate. Perché che abbia figliato almeno una volta? Perché il corno di vacca lo riempiono, vedete, di silice, poi lo interrano nel giorno di San Michele e poi a Pasqua, con gli influssi astrali, lo risotterrano e prendono quello che hanno messo dentro, che è la silice. La vacca deve aver partorito almeno una volta perché gli influssi astrali dei pianeti, Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, anche Plutone, mettono, anche se ormai è declassato a pianeta nano, vanno gli influssi e vanno a finire dentro, quindi il ventre della mamma, e naturalmente se la mamma ha un vitellino dentro gli influssi sono maggiori, quindi ecco perché la vacca deve aver partorito almeno una volta. Per non parlare dell'altro preparato che loro usano a menadito, il preparato di Achillea, vedete la pianta di Achillea. Questa qua invece è vescica di cervo maschio. Loro prendono un povero cervo, prima lo ammazzano per fortuna, poi gli estraggono la vescica e lo interrano col preparato di Achillea. Naturalmente il povero cervo maschio gli tocca questa sfortuna perché c'ha le corna. Generalmente negli animali sono i maschi che hanno i palchi delle corna rispetto alle femmine, per cui avendo i palchi gli influssi astrali colpiscono meglio il cervo e quindi automaticamente va a finire nella vescica. E questi vengono finanziati dalle regioni italiane quando portano avanti questi progetti. Naturalmente non poteva mancare il preparato di camomilla, sempre intestino di vacca. Queste qua non sono salsicce calabrese o napoletane, neanche piccanti, vedete? Li riempono e poi li interrano, poi li riprendono, poi vediamo adesso che ne uso fanno. Cioè queste sono le loro medicine, mentre noi abbiamo delle molecoloni eccetera eccetera, il vecchio DDT che è stata usata, tutte le molecoloni, loro invece queste sono le loro medicine per combattere le malattie delle piante. Questo naturalmente è quello più normale, preparato di ortica, lo mettono a macerare in questi cassoni. Per non parlare poi, per esempio, questo è il 515, che è il preparato di quercia. Devo prendere anche qui una vacca che abbia partorito, poi cosa succede? Che devo riempire tramite il forum Emanium con il preparato di Achillea, un preparato di quercia, lo devono seppellire, prima mettere in acqua, poi seppellire, poi naturalmente matura, perché sempre l'influsso astrale ci deve andare, se no senza l'influsso astrale non conta nulla. E poi naturalmente quest'altro, che è il preparato di Tarassico, non sto qui a tediarvi, però nella letteratura c'è che quello viene usato per quello, quello per quello, quello per quello, diciamo come una specie farmacopea, no? Mentre chi si occupa dell'agricoltura si compra il manuale Mucinelli, dove ci sono milioni di molecole per distribuire fitofarmaci alle piante quando sono malate, loro invece hanno questi preparati per le malattie delle piante. Quindi vedete il mesentere, che è il peritoneo, per chi sa un po' di anatomia umana, in questo caso che mi occupo solo anche di animali, è il peritoneo, che è il mesentere, quindi si mette il preparato di Tarassaco, e anche questo viene usato per fare dei prodotti. Poi c'è la valeriana, vedete, adesso vi dico perché questo signore, a proposito di omeopatia, questo signore sta shakerando, come sta facendo il barista, questa bottiglia, e adesso vediamo perché questo lo sta dinamizzando come sta facendo lui. E qui c'è la dinamizzazione. Che succede? Che come quelli là sono degli dinamizzatori. Se voi andate in Emilia ci sono tante industrie meccaniche che portano anche economie, che sono
in Emilia, insomma, la meccanica, e si sono anche specializzati per quanto riguarda i dinamizzatori. Vedete a sinistra ci sono i dinamizzatori. Quindi con gli influssi astrali io metto questi prodotti che avete visto prima, li metto in questo dinamizzatore e per un'ora li faccio girare a destra e a sinistra, perché adesso una volta preparato li devo distribuire, no? Quindi metto piccole quantità in questi contenitori, naturalmente. Una volta bisognava farla a mano, ma uno che ha un'azienda agricola molto grande si è adeguato, quindi ci sono dei dinamizzatori che usano la corrente elettrica come il giochino che abbiamo visto prima, quindi vengono girati a destra e a sinistra per un'ora, e questo a detta degli esperti biodinamici tutti gli influssi vanno a finire dentro, per cui quella sostanza ormai ha l'energia vitale del cosmo. E la cosa particolare è che adesso io, siccome è dinamizzato e quindi è un elemento omeopatico, lo devo distribuire nel terreno. Generalmente per fare, per esempio, uno scasso e impiantare un vigneto ci vogliono 500, 600 quintali di letame. Di questi prodotti, per esempio, con letame e con silice, ce n'è bisogno per ettaro di 7-8 grammi. Cioè, quindi perché sono quantità omeopatiche, quindi io ne uso 7-8 grammi. Ma la cosa strabiliante e strana è che questi, io se uso questi prodotti, poi è ovvio che devo avere un prodotto migliore, a detta loro. Perché questo? E questo lo potete andare a vedere nell'Università di Bologna. L'Università di Bologna ha studiato la cristallizzazione sensibile. E sostiene che se io faccio un prodotto con un'azienda biodinamica e poi vado a controllare col microscopio elettronico nei prodotti che derivano dalle aziende biodinamiche, c'è l'ordine mondiale, quindi c'è il disordine da una parte e l'ordine da un'altra, e questo sono studiate in università pubbliche. Cioè, e questa è la cosa strana. Risultati della ricerca dell'Università di Bologna. Io vado a guardare la cristallizzazione sensibile, lì ci vedo una felce perché è un prodotto biodinamico, e qui ci vedo una rosa, e questi naturalmente vengono finanziati da, e naturalmente non potevo mancare anche lo slow food, la biodinamica per un nuovo modello agricolo, e ci mancherebbe, cioè, quella, vedete, quella è la biodinamica. Naturalmente non voglio tediarvi, ma ce ne sono tantissime di agricoltura molto strane come quella che abbiamo vista. C'è l'agroecologia, c'è l'agricoltura sinergica, la permacultura, c'è l'agricoltura partecipativa. Mentre per te hai fatto genetica, quindi insomma sai cosa significa studiare, loro stanno dedicando una giornata alla genetica, e questa è l'agricoltura partecipativa. Prendono i semi, discutono dei semi della genetica, e quella è l'agricoltura partecipativa. Non c'è da dire, per esempio, queste, l'agricoltura sinergica e l'apicoltura, adesso che siamo in campagna elettorale, posso dire che se voi andate a controllare tutti i programmi dei partiti politici che si presentano adesso alle elezioni europee, c'è la sinergica e la permacultura in tutte le parti. L'agricoltura convenzionale, che l'agricoltura vera non esiste. Quindi se voi andate a controllare i programmi di partiti di destra, di sinistra, di centro, trovate agricoltura alternativa, sinergica e permacolture, che sono delle agricolture abbastanza particolari e strane come la biodinamica. Naturalmente, visto che prima si era detto che si parlava un po' di OGM, vi posso dire che tutte queste agricolture, visto che dipendono dal cielo, quando qualcosa sta in terra loro lo avversano, e naturalmente gli OGM per loro sono come il fumo negli occhi. Come inventi di nuovo l'associazione Slow Food verso l'Expo 2015, nutrire il pianeta senza OGM. In realtà, se vedete questa tabella, vedete che con il passare del tempo gli organismi geneticamente modificati, il mais, il cotone, la soia, crescono in misura esponenziale. Nel mondo ci sono circa 170 milioni di ettari di terreno coltivati ad OGM. La cosa che diceva il dottor Domenico Gentile delle scie chimiche, naturalmente un signore che vedremo dopo, sosteneva che le scie chimiche li hanno prodotti anche perché poi vanno a finire nel terreno, distruggono il terreno dal punto di vista microbiologico, quindi il contadino non può coltivare nessun seme, quindi deve per forza comprare gli OGM.
sostengono questo, e questo è un signore che vedremo fra un po'. Quindi vedete come, per capire l'estensione degli OGM, l'Italia ha 30 milioni di ettari, nel mondo ci sono 170 milioni di ettari coltivati OGM. Come diceva il nostro informatico, non è mai morto nessuno. Come in Italia non è mai morto nessuno di mucca pazza. E di mucca pazza, che è un morbo, molti di voi insomma, avete un'età che magari o l'avete o non l'avete vissuta, non è mai morto nessuno di mucca pazza. Eppure abbiamo ammazzato, abbiamo sterminato tutte le vacche. Anche quella è una specie di bufala nata e poi andata avanti nel tempo. Naturalmente, vediamo se adesso parte il filmato. Loro dicono, non so se sapete la storia dei campi sperimentali. In Italia si coltivavano gli ultimi, vedete, acninide ed altri OGM. Poi ad opera di questo signore, che ha una certa età, lo conosce adesso, si è un po' riciclato, Mario Capanna, ha fatto distruggere, come facevano i nazisti con i libri, gli ultimi campi sperimentali dell'Università della Tuscia, li ha fatti distruggere con gli agganti politici che non gli mancano. Questo naturalmente era un leader del 68, eccetera, eccetera, ha fatto le battaglie meritorie quando si occupava di altro, ma adesso che si occupa dell'agricoltura sta distruggendo l'agricoltura. Ha fatto distruggere questi campi sperimentali, ma la cosa strana è che ha permesso a chi distruggesse questi campi di mettere delle flebo prima. Cioè questi alberi sono stati ammazzati con delle flebo, quindi con dei fitofarmaci potenti, sono stati prima quindi veramente ammazzati come se fossero degli esseri umani, poi sono stati bruciati, come faceva Hitler con il proposito del libro di controcorrente, appunto come faceva Hitler nel... vediamo se parte adesso... Sentite cosa dice. Non si è sentito molto bene, ve lo ripeto, questo signore Mario Capanna, che prima faceva la rivoluzione del 68, poi adesso dice che quando mangia per fare una salatina usa 15 erbette diverse per stare a vita soltanto a mangiare. Ma la cosa strana che ha detto, e questa è una bufala scientifica, forse la bufala delle bufale, dice che se ci sono due mangimi in due greppie diverse, uno OGM e un altro no, e io ho due mucche, due maiali, loro vanno direttamente a mangiare dove non ci sono gli OGM. E lui dice, è scientificamente provato, cioè la vacca secondo lui riesce a scegliere un mangime OGM e un non OGM, e questi signori che insomma comandano l'agricoltura italiana. E naturalmente qui vedete, qua dice un signore che è Guiatti, che insomma chi ha fatto l'università di Firenze lo conosce bene, sono scientisti, dice la ricerca sugli OGM è ferma da più di 10 anni, anche perché non ha portato a nessun risultato. In realtà non è così, perché nell'università della Rottuscia fino al 2012 si faceva la fragola resistente alle malattie con gli OGM, quigre resistente alle malattie, l'olivo, riduzione della mola delle piante. Quindi questi sono degli studi fatti soltanto in Italia, e per persone che abbiamo visto prima, questi risultati che sono stati ottenuti quelli del professor Ruggini sono stati davvero distrutti, perché non ci sono più. Quindi anni e anni di ricerca per la mente obnubilata di quei soggetti che dicono che se io metto due mangimi diversi la vacca sa scegliere, la politica ha scelto quello, ha scelto uno che ti dice che una vacca sa scegliere uno o l'altro, e la politica gli ha dato ragione e ha dato torto al professor Ruggini, ha distrutto tutti i campi sperimentali. E naturalmente questo è un altro signore che vi vorrei far sentire, questi scilipoti, per non sbagliare magari vediamo dove lo fa. Vedete, adesso questo riguarda chi studia medicina, ne vedete delle belle. Dobbiamo fare una riflessione, ma quando
c'è un vegetale che è modificato geneticamente, è modificato solo ed esclusivamente attraverso l'incrocio con un altro vegetale, o viene molte volte incrociato con un animale, con un gene animale? E se così dovesse essere, perché è così, quali sono i danni che potrebbe comportare alla salute un misto, cioè a dire un ibrido fra il vegetale e l'animale? Cioè a dire, potrebbe recare dei danni non consapevoli a coloro i quali ne fanno uso. Vengo e mi spiego. Molte volte noi utilizziamo dei pomodori che sono stati modificati geneticamente con dei geni di pesce. Molte volte noi utilizziamo delle patate che sono state modificate con dei geni di pollo. E allora molti nostri amici che non sono carnivori e sono vegetariani si trovano automaticamente a utilizzare dei prodotti che sono di derivato animale. Ma non è questo il rischio, cari colleghi. Il rischio è che quel prodotto potrebbe creare delle reazioni, alcuni dicono reazioni allergiche minimali. Non è vero. La reazione allergica potrebbe essere minimale, ma potrebbe dare una crisi asmatica con la morte immediata nel giro di 5-6 minuti. Siamo in un momento, C'è un'altra riflessione, cari amici, che dobbiamo fare. E ho sentito parlare di sanità, di ricerca, ma quali sono stati gli studi sugli OGM? Quelli che si sono effettuati sui topi solo ed esclusivamente per 2 mesi, 60 giorni, ma gli effetti che vengono da un OGM si vedono immediatamente o si vedono sul lungo tempo e nel lungo periodo, cioè a distanza di 1, 2, 3, 4, 5 anni? E quali sono? Quali sono le modifiche che all'interno dell'organismo umano può dare un OGM, una tossina di OGM? La modifica, cari amici, è l'accelerazione della crescita della cellula. La modifica, cari amici, è l'alterazione della membrana cellulare, che tutti gli studenti della facoltà di medicina e i medici sanno che è il precursore delle malattie degenerative, che è il precursore della malattia neoplastica. Lui è medico chirurgo. Naturalmente lui è medico chirurgo, quindi nelle facoltà, delle facoltà di medicina ci sono anche questi personaggi, e ha fatto questo, mentre io posso dire delle fregnacce, che siamo in pochi, eccetera, eccetera, quindi poi lui l'ha fatto in Parlamento questo discorso, e non aveva, oltretutto non aveva né capo né cuore, ma poi non ha detto una cosa sensata. Le patatine, quello che gli veniva in mente, la cosa strana, che dopo finito questo discorso l'hanno applaudito e hanno votato tutti la sua opzione. Questo è il problema. Cioè qui i nostri politici sono... Ha detto anche due cose in contrasto. Sì, ma è qualcosa di veramente impressionante. La gente si doveva sentire male subito e poi che invece... Esatto, non ho capito perché, adesso vediamo... Vediamo perché è andato indietro. Forse è stato lo spirito di Scilipoti. Vediamo un po'. Aspetta. Dall'inizio così lo porto avanti. Così mi fate un ripasso di quello che ha detto. Quindi si può fare anche un ripasso del principe Carlo, lo slow food, gli orti in Africa, la musica nel... i microrganismi effettivi, naturalmente avete visto tutti questi dei prodottini dell'agricoltura biodinamica, poi avete visto la dinamizzazione naturalmente di vari tipi di agricoltura, gli OGM, il Mario Capanna, il signor Scilipoti che ci ha fatto andare indietro, e naturalmente la leggenda sugli OGM. Se voi guardate, questi ho messo due modelli, i jeans. Naturalmente per la sbiancatura dei jeans si usa naturalmente la sabbiatura, ma si usa anche adesso, stanno usando degli enzimi modificati geneticamente per farli diventare bianchi. Quindi o vogliamo o non vogliamo, siamo conglomerati, assorbiti dall'OGM. Quindi gli jeans, la magliettina di cotone è OGM di sicuro al 100%, e quando io mi vado a curare all'ospedale o faccio una punturina, uso il cotone per il 99% è OGM, vedete, tutto OGM, quindi già su questo. Ma naturalmente anche i nostri prodotti tipici sono OGM, e vi spiego il perché. Noi non possiamo in Italia, per la legge fatta da quei politici che abbiamo visto prima, coltivare OGM, non possiamo coltivarli
e non possiamo neanche più studiarli. L'università della Tuscia aveva quei campi e adesso non ci sono più. Ma per la cosa strana, tutti i prodotti tipici, parmigiano reggiano, grana padana, prosciutto di panna, prosciutto di langella, gli animali che producono questi prodotti sono alimentati con mangime OGM perché proviene tutto dall'estero. Quindi tutti i prodotti per il 60-70% vengono alimentati con mangime. La cosa è stranissima. Quindi quando loro dicono, la politica, i sindacati, che vogliono il processo di filiere, vogliono la tracciabilità, in realtà non la vogliono, perché se tutto mi porta a una conseguenza, tutti i prodotti che noi mangiamo devono essere etichettati con l'origine da mangimi OGM. Quindi vedete benissimo come è strana l'agricoltura italiana. Sto per finire, naturalmente siamo partiti da piante OGM, qui è un fatto a marzo di quest'anno, questi signori sono degli attivisti anti-OGM che hanno distrutto le piante di un signore che si chiama Fidenato, perché si è permesso in volontà sua di coltivare piante OGM e le hanno distrutto i campi, perché in Italia non si possono coltivare piante OGM. E si è visto da studi fatti che le piante OGM, oltre a essere migliori, sono molto meglio rispetto alle piante non OGM, perché le piante non OGM vengono attaccate da alcune malattie come la piralide o la diabrotica, e se vengono attaccate loro si difendono producendo le aflatossine. Le aflatossine per noi, insomma, per un agronomo fanno parte del contesto agricolo, invece per un medico, per uno studio di medicina, sono delle sostanze altamente tossiche e cancerogene. L'anno scorso, per non aver usato piante OGM, la gran parte del mais della pianura padana, perché solo lì lo coltiviamo, è stato incenerito e distrutto, perché era molto ricco di aflatossine. Siccome le aflatossine poi vengono, il mais colpito da aflatossine viene mangiato dalle mucche, le mucche per prodotto di rifiuto, tutto quello che rifiuta non lo va a finire nel latte, il latte aveva contenuti molto alti di aflatossine, quindi tutto il mais, o meglio la gran parte del mais, è stato eliminato e bruciato. E cosa si è fatto? Si è andato di nuovo a importare grossissimi quantitativi di mais dall'Argentina, dal Brasile, dall'America, dalla Cina e da altre parti. Quindi vedete bene le cose strane. Vorrei concludere dicendo che le agricolture alternative non solo, quello è la, me la sono preso un po' con lo slow food, ma potrei prendere anche con Green Bees, eccetera, eccetera, perché portano avanti un'idea di cultura abbastanza strana. Quella è l'Università di Pollenzo, dove ci si laurea in scienze gastronomiche. In realtà la scienza gastronomica non esiste, però lì hanno fatto un'idea alta di scienza. Da loro dicono che la scienza gastronomica è la scienza delle scienze. Vorrei concludere soltanto con questo, un'affermazione di Corbellini, e dice: io mi sono chiesto spesso come sia possibile che la scienza continua ad esistere. Cioè lui non si è chiesto come è possibile che esista quello che ho fatto vedere, ma in realtà si è chiesta, dice, tutto quello che è successo, dice, ancora mi stupisco che ancora qualcuno pensa di scienza come abbiamo fatto oggi in questa bellissima giornata, e ringrazio il dottor Di Benzio per averci invitato. Grazie. Io avevo una riflessione, una domanda, anche senza tanto non so. No, era solo una cosa, cioè prima una riflessione minima che è proprio recente, cioè nell'ultimo numero delle Scienze c'è un articolo su uno dei fondatori di Greenpeace che ha abbandonato Greenpeace ultimamente, e anzi sta denunciando Greenpeace per ora non mi viene la parola, comunque, per aver provocato, sì, per danni all'umanità, no, era bella la parola, per danni all'umanità per la battaglia che sta facendo appunto contro gli OGM e contro appunto questa fissazione che ci sono. No, la cosa volevo chiedere era, ma per quanto riguarda la faunobiologia, la faunagricoltura e quelle cose lì, ci sono dei dati? Perché alla fine, nel senso, ci sono ciò che è stato estrapolato è stato soltanto il libro che lei ha letto un passo, ma c'è qualcosa di tangibile che ci dice che non c'è niente di che. Naturalmente
loro hanno fatto degli studi, ma sulla scienza ufficiale è ovvio che la musica o altro non ha nessuna influenza sulla crescita delle piante. Vi ricordo comunque che questa storia non è nuova, cioè non l'hanno inventata all'info, ma se voi andate a studiare Darwin, Carlo, Charles Darwin e Francis, che era lo zio, lui incominciò a studiare l'intelligenza delle piante. Cioè l'idea è vecchissima, ma non è detto che se l'hanno studiata loro sia vera. Cioè, non è qualcosa che è nata adesso. Francis Darwin, Charles Darwin, se voi andate a leggere per esempio uno dei libri che ha avuto maggiore successo, sul libro sull'orto di Frankenstein di Jean-Marie Arbert, lui riporta molto di quello che ha detto, che poi molti studiosi adesso stanno prendendo da quel libro, la serie di Fibonacci, il numero aureo, e da lì cioè il DNA che non bisogna toccarlo altrimenti succede la catastrofe finale, sono abbastanza documentati i libri. Secondo il mio modesto parere, sono qui anche per questo, libri veramente alternativi. Per diciamo, anche dare una risposta in generale sull'affidabilità degli studi, dunque innanzitutto c'era un'altra leggenda sulla storia ci sono degli studi che dicono che il bambino diventa più intelligente se ascolta Mozart da piccolo. C'era questa cosa qui, non so, qualcuno se lo ricorda, no? Allora, magari qualcuno di questi super geni che ci sta ascoltando, o curiosi di scienza, avrà sentito la canzone di Mozart da piccolo. I genitori avevano sentito così in verità, poi ultimamente si è scoperto che non è così. Quindi è un caso che siete super intelligenti. Inoltre c'è la questione dello studio, che ricorda un po' il cherry picking, no? Cherry picking, cioè io vado a prendere solo quello che mi interessa. Capita sia che lo fanno gli stessi studiosi, un caso proprio sugli OGM di studioso francese Serralini, che ha prodotto un studio per cui i topi che mangiavano gli OGM si ammalavano di tumori più di quegli altri, in realtà poi aveva proprio condotto male l'esperimento, e quindi quello è lo studioso, no? Che sì, esatto, alla francese, Serralini, non so l'inglese, un po' il francese lo so, ho tentato di recuperare. Poi c'è il discorso di andarsi a prendere solo lo studio che apparentemente ti conferma quello che volevi già sapere. Come diceva giustamente nella slide, ha fatto molto bene il dottor Marino a farlo vedere alla fine, è strano che la scienza ci sia ancora, perché noi funzioniamo esattamente al contrario, cioè noi vogliamo che le nostre convinzioni siano confermate dalla realtà. Punto. Non siamo disposti a cambiare convinzioni, invece la scienza è proprio cambiare la propria convinzione davanti a un dato di fatto. No, tra l'altro, a proposito della storia della musica, fonobiologia, recentemente è comparso un articolo che in Turchia è uscita una pubblica una ricerca che secondo cui leggendo il Corano alle piante, queste crescono meglio, queste crescono più floride, più frutti, più discorsi. Siamo lì. Ora, a parte il discorso di dati che attraverso cui possa esserci, no, una stimolazione alla crescita o qualunque altra cosa, dobbiamo capire anche cos'è la musica. No? La musica è frutto di una nostra percezione di suoni, cioè di spostamenti d'aria che poi il timpano traduce verso tutto l'organo dell'orecchio in stimoli elettrici, e il cervello poi naturalmente li percepisce dalla nostra coscienza, la percezione della musica. Le piante, se non hanno un sistema nervoso, come fanno a percepire la musica? Capite che risulta strano. La mia domanda era... Se c'era qualcosa di confronto per dire... Certo. D'altro, posso dire sì, certo. Naturalmente, molte volte, rispondere a... Se io vi faccio vedere quello che ho fatto è la biodinamica, e uno mi fa, ma ce ne sono dati di confronto? Ma che diametro di dato di confronto deve avere se io interrompo un corno di rettame il giorno di sera? Cioè, che devo studiare? Capite cosa voglio dire? Cioè, qui non c'è da studiare, cioè, io non mica mi posso perdere, io nel senso lascio perdere il tempo, perché ci sono stati fatti alcuni studi, perché poi loro l'hanno fatti, hanno preso corno di vacca che abbia aperto l'idea, e poi hanno fatto il corno artificiale di plastica. Il risultato scientifico, e l'hanno fatto loro, dice non c'è nessuna differenza. Cioè, fanno anche questo, cioè, che differenza ci dovevo? Cioè, questo è il discorso. Io non posso fare una scienza su qualcosa che in realtà è talmente, magari sulla fonobiologia, posso dire che magari gli insetti vengono disturbati. Naturalmente la scienza quando sbaglia
Però dire che se uso un corno di vacca con la cosa dentro devo dimostrare qualcosa lì. Se fosse vero, qui saremmo controllati da forse dagli UFO, perché è tutto controllabile ormai. Beh, posso rispondere un attimo a questa cosa? No, dico, abbiamo parlato appunto della tendenza innata a farci trascinare molto dalle emozioni, a farci trovare delle risposte che ci risultano molto facili. Però questo tipo di risposte scientifiche, possiamo definirle, questi contro esperimenti che vengono fatti, non si possono interpretare anche un po' tragicamente come l'unica risposta che ha uno scienziato nel voler contraddire queste ipotesi? C'è lo scienziato o si pone allo stesso livello, come direbbe Wilde, no? E si mette a fare la conversazione con l'idiota, oppure cerca di dimostrare con gli strumenti che ha. E questa è una cosa per me tragica, nel senso che uno non ha idea di come fai a convincere una persona che non verrà mai ad ascoltare le tue prove perché sono evidence based, perché hai costruito bene la tua ricerca. Ma è il punto di domanda che a me sorge dopo tutta questa bellissima presentazione è: cosa può fare un ricercatore, cosa può fare uno scienziato, appunto, se non fare ricerca e per dimostrarlo, anche se non è efficace, purtroppo. E appunto per questo, durante quella che ignobilmente possiamo chiamare la mia relazione, un po' la chiacchierata che ho fatto prima con voi, mi sono molto concentrato non tanto su guardate quella bufala, guardate quello lì cosa ha detto, eccetera, ma il problema è proprio connaturato in noi, cioè noi funzioniamo in una maniera così strana per cui la scienza in effetti è artificiale, nel senso che è stata costruita in maniera da dare, appunto, abbiamo visto prima, no? Funzioniamo in maniera logica o di cuore, like, eccetera. Noi funzioniamo di cuore, di like, per forza. Allora, se un proprio tra le varie cose dice un A implica B, quindi non B implica non A, che è una base della logica, no? Significa che io se dico da una certa causa ottengo un certo effetto, ma l'effetto non c'è, è sbagliata la causa. Questo significa che davanti al dato di fatto, appunto, sì, bisogna cambiare idea. Questo una persona normalmente non lo fa mai. Quindi, ecco perché ci sono due lavori, che a volte coincidono felicemente, a volte no. Uno è quello dello scienziato, che produce i lavori, quelli veri, non quelli che abbiamo visto prima, che è buttato per aria. E poi c'è il divulgatore, che è purtroppo un mestiere diverso. Io non sono uno scienziato, faccio finta di fare il divulgatore, diciamo, no? Ci provo. Perché ho fatto, diciamo, nella mia vita, oltre a affrontare studi tecnici, ho fatto anche un po' di marketing e so come la gente prende le decisioni per comprare la roba. Io facevo anche commercio elettronico. Sì, buonasera. Allora, per prima cosa è ovvio che tutte le pseudo-agricolture che non hanno nessun fondamento scientifico sono filosofie, pure filosofie. E quindi da questo punto di vista vanno escluse, andrebbero anche tolte. Però io mi sono sempre chiesta, partendo da non essere contraria a priori dell'OGM, però nella pratica proprio la selezione naturale funziona su una biodiversità. Maggiore la biodiversità, considerando anche i cambiamenti climatici attuali, bisogna considerare probabilmente le piante che vivevano bene in un terreno toscano, un terreno emiliano, in qualunque posto della terra, un domani non riusciranno più a viverci perché sta cambiando il clima. Quindi la selezione naturale agirà su altri, deve agire per avere un futuro su una maggiore biodiversità. La mia domanda è: come potrebbero convivere la necessità di una maggiore biodiversità con la presenza di organismi vegetali OGM, quindi con piante provenienti dal seme OGM? Rispondo, scusate. Quanti tipi di vitigni, diciamo, di specie di viti ci sono in Toscana? Centinaia e centinaia e centinaia, quindi sono tantissime, la biodiversità esiste. Poi la cosa strana è che nel frammento che noi stiamo facendo questa relazione, in due ore, nel mondo sono scomparse almeno 7-8 specie di piante o di animali. Cioè ogni giorno scompaiono 30, 40, 50 specie. E questo nessuno ne parla, tutti si occupano del pantano che sta scomparendo, mentre in realtà ogni anno scompaiono migliaia di piante. Ma in realtà la scienza costruisce biodiversità,
Cioè ogni anno, per esempio, per chi si occupa di agricoltura, i costitutori, che non c'entra nulla adesso con l'OGM, mandano dei faldoni così pieni di varietà nuove costituite. Solo di pomodori ne fanno a centinaia in Italia, in America addirittura migliaia. Quindi la scienza procura biodiversità. E la stranezza è questa: gli OGM procurano di biodiversità, perché io, se vi faccio un esempio banale, vi faccio capire l'importanza degli OGM. Da noi, diciamo, si mangia la pasta asciutta, il piatto tipico nazionale, almeno dalla seconda guerra mondiale in poi. E facciamo pasta asciutta, ma il pomodoro qual è il tipico per fare la pasta asciutta? Il San Marzano, no? Il San Marzano in Italia non esiste più. Non esiste più perché negli anni '80 il pomodoro San Marzano è stato colpito da una malattia che, anche se colpiva il pomodoro, si chiama virus del mosaico del cetriolo, che ha distrutto tutti i San Marzano. L'Agroponte Metabios, che è un'azienda in Basilicata, aveva fatto una piantina, aveva inserito un gene resistente a questa malattia, un virus del mosaico del tabacco. Non gliel'hanno permesso, quindi San Marzano è quasi scomparso e adesso noi importiamo San Marzano da tutte le parti del mondo. Quindi ho fatto questo esempio perché gli OGM che preservano la biodiversità, perché se avessero lasciato quella piantina lì, a quest'ora avevamo la piantina di pomodoro vero, perché tutte le piantine hanno una deriva genetica, cioè se noi non li culliamo, non li accarezziamo anno per anno, queste si perdono. Cioè il pomodoro non è come lo vediamo adesso, è stato sempre frutto dell'uomo, si chiama pomodoro perché una volta era colore pomo, dio, ostrofo, oro. La mela di Biancaneve che voi vedete nelle favole non è mai esistita, cioè l'hanno fatta bella rosa, ma una volta era tutta brutta. Poi è stato l'uomo che l'ha contribuito, quindi rispondendo alla sua domanda, è la scienza che fa più diversità, perché se si lascia stare al caso, il caso distrugge anche le piante, ogni giorno vanno via 30-40 però il problema è che potrebbe coabitare, ma molte volte, per esempio il pomodoro San Marzano, che ho fatto l'esempio prima, i pomodori, siccome sono stati fatti tutti dall'uomo, non esisteva nulla, solo il fungo porcino, la manita cesarea, sono esistiti in natura. Tutte le altre piante che noi usiamo per mangiare, c'è stato lo zampino dell'uomo, e se voi ci pensate, ha fatto più miscugli genetiche il vecchio agricoltore di 4.000 anni fa, che adesso uno che prende un cielo e lo mette ad altro. Quindi diciamo, questo è la scienza che porta le diversità. La sua domanda era l'ultima. Sì, ecco, può coabitare, ma coabitare significa che le piante per genetica vanno, si dice deriva genetica, vengono colpite da malattie, perché poi in teoria la pianta col passare del tempo invecchia tra virgolette geneticamente, quindi è più vulnerabile, quindi deve essere in un certo modo non modificato geneticamente, ma anche ibridizzata per essere migliore. Ma se te la lasci come dicono gli agricoltori dell'attivo e tal quale, quella va via, fa la fine del pomodoro San Marzano. Quindi la biodiversità deve essere aiutata dalla scienza agraria, non da chi si occupa di altro. Poi però da una parte si parla di biodiversità e c'è una preoccupazione legittima, dall'altra parte invece nessuno si preoccupa quando si parla di, per esempio, zona vocata, che significa che in quella zona si coltiva solo quello, per cui ci sono quattro tipi di formaggi in Italia, punto, no? E gli altri? Punto. Si usa, che so, in Toscana si userà un tipo di vitigno all'80%, Sangiovese, cioè, però diciamo quelli top, nessuno si preoccupa della biodiversità, perché è superficie vocata, perché noi facciamo quello in Toscana, per cui c'è contemporaneamente no a favore della biodiversità, però qui si coltiva solo questo. Cioè anche quello. Sì, esatto. Allora, cioè, mettiamoci d'accordo o quello, quello. Allora, gli agricoltori seguono le mode, non è l'agricoltore che detta le regole. Per farvi un esempio, l'agricoltore per fare una zucchina mette 150 giorni e la vende, che ne so, 30 centesimi, un giorno dopo la trovi al supermercato in 24 ore e la trovi a 3 euro, quindi il povero agricoltore è messo male, non decide proprio nulla. Io volevo fare soltanto un appunto breve a quello che avevi detto.
anche se in realtà è già stato risposto in buona parte da loro. Hai parlato di selezione naturale. Il problema è che, non il problema, insomma, il fatto è che nelle specie domestiche ormai la selezione naturale è praticamente sparita da migliaia di anni. C'è soltanto selezione artificiale, cioè l'uomo che ha, diciamo, incrociato e prodotto le specie in modo empirico per fare in modo che fossero quello che volevano che fossero. Eliminate quelle che... Sì, eliminate quelle che non gli piacevano. La differenza tra una specie... Alla fine sono OGM. Sì, no, il punto è che sono OGM soltanto, diciamo, più grezzi. Cioè la differenza tra una specie creata tradizionalmente con gli incroci e un OGM è che l'OGM sa esattamente quello che ci vai a mettere dentro. Alla fine non c'è differenza fondamentale. Sì, ma non era questo il punto, io una cosa pratica, chi forse che è anche agricolo e quindi l'ha visto praticamente cosa succede. I vecchi che ha avuto un nonno, che ha avuto un orto, qualunque cosa, mettevano tantissimi tipi di piante vicine perché, come diceva giustamente il professore, non si deve dedicare un posto solo a un tipo di pianta. Qui già loro lo sapevano questo, però oggi se te guardi gli alberi, guardi un qualsiasi tipo di frutto, muoiono con una facilità estrema perché il clima non è più uguale, quindi vengono attaccati, lo saprà molto meglio, quindi sono biologa, quindi non prendo il campo a grano, vengono attaccati facilmente da pidocchi, qualsiasi tipo di malattia alle piante, perché è ovvio che sta cambiando il clima, gli stiamo inquinando tanto le piante, quindi la mia domanda non era essere contro gli OGM, era come si potrebbe far convivere le vecchie piante che in fondo danno anche soldi alle regioni toscane o qualunque, e l'introduzione anche di piante con semi OGM, non era un essere contro. No, non era quello che avevo detto, pensavo ci fosse il problema, cioè gli OGM si adattano peggio delle piante tradizionali. No, era come... Tanto per intanto chiarire in modo molto empirico e banale che cos'è un OGM. E che differenza c'è con quello che si faceva prima, cioè che si fa tuttora? Cioè io, cosa si fa adesso? No? Si vedono delle piante che escono fuori, per esempio uno dei grani duri più usati in Italia per fare la pasta asciutta viene da un'irradiazione negli anni 30 e che ha provocato una mutazione, non è che sono radioattivi, non è che come, mica è flash, come... ok, d'accordo. Esatto. Quindi, ok, no, quindi per dire che è come si diceva prima, cioè il fatto che qualcosa venga da qualcosa di brutto non è che sia brutto, non è che. Sì, okay. No, per far chiarezza un attimo, così, così. Che cosa sono gli OGM? Allora, noi prima cosa facevamo? Cosa facciamo tuttora? No? Qui abbiamo una specie, abbiamo un'altra, prendiamo questo e facciamo così. Si mescolano insieme, diventano due individui. Poi diciamo questo, anzi il 50% diventa un individuo e diciamo ci piace, se ci piace ok, questa è una nuova specie che continuiamo a coltivare. Gli OGM funzionano invece in questo modo, noi sappiamo più o meno quali sono i geni di questi due di queste due specie, qui mi serve una caratteristica di questa, la prendo e la metto qui. Mi sembra meno traumatico, cioè è meno casuale, perché noi invece non ci preoccupiamo quando prendiamo una roba mescolata e ce la mangiamo. Troviamo nel campo un po' di roba che troviamo nel campo, sono nuove specie, sono insieme a quell'unica specie, giustamente al contrario di quello che si ha nella biodiversità, che noi coltiviamo in un solo campo, no? Noi facciamo un campo di patate, poi tra quelle patate ce ne sarà qualcuna che si è mischiata con i polli, eccetera, con un'altra specie di patata e ha fatto una cosa nuova. E noi ce la mangiamo, diciamo, buona patata. Se noi cambiamo un solo gene, Frankenstein. E poi Frankenstein era il dottore, non era il mostro, anche questo diceva a proposito delle bufale. A proposito di vitigni, per esempio, il passaggio delle specie, prima si parlava del piante, eccetera, eccetera. Se uno ci pensa bene, noi beviamo il vino e il vino deriva dall'innesto tra due specie diverse. Due specie diverse, cioè nella parte basale abbiamo la Vitis rupestris, Bellandero, Riparia, e nella parte superiore abbiamo la Vitis vinifera, cioè la stessa, tutti conoscono la storia del triticale, segala più frumento, sono due specie ibridizzate
Quindi due specie totalmente, cioè le specie in teoria, in biologia è quell'individuo che deve moltiplicarsi e deve avere figli fecondi. E poi abbiamo il triticale che è stato costruito due specie diverse, e nessuno parla anche della vigna, che è costituita appunto da parte inferiore di Vitis rupestris bell'anterior ripari e la parte superiore di Vitis vinifera, specie totalmente diverse. Questa era per come. Questo è Frankenstein mero. Come d'altronde, se voi andate alla coppa e comprate le melanzane, sotto c'è la pianta del peperone, su c'è la melanzana, nessuno si scandalizza. Io, è ovvio che io non mi scandalizzo, però pensare che quel pomodoro c'è il papà, quella melanzana giù c'era il pomodoro che è stato innestato, tutti così, cioè l'agricoltura è questa, signori. Cioè, per farvi capire questa fuffa delle agricolture biologiche, se si parla di economia, se noi facciamo uguale a 100, il 96% di quello che mangiamo proviene da agricoltura vera, convenzionale, il 4% viene da agricolture biologiche, tra virgolette, alternative. E di questo 4% c'è dentro il parmigiano reggiano, il grana padano, il prosciutto di Parma, il Saint Daniel e la bufala, ocella di bufala, che in questo 4% costituiscono il 75% del valore. Scorporato tutto, l'agricoltura che tutti ne parlano non esiste, dal punto di vista economico non c'è. E se non c'è, significherà qualcosa. E poi il dottore ci può dire che l'agricoltura biologica esiste perché ci sono i finanziamenti. Cioè, nel meridione da dove provengo c'è la maggior parte dell'agricoltura biologica. E quindi, insomma, lì, perché quando ci sono i finanziamenti, se non ci sono i finanziamenti, anche il di più che ho vendendo un prodotto non mi ricava dalle fatiche fatte, non si è perso. Quindi non è un'agricoltura che può andare bene. Che poi naturalmente uno vuole il nardo di colonnata, il prosciutto della cinta senese, o la tinga dorata di Poirino, come direbbe Carlo Petrino, Oscar Farinetti, perché il problema dell'agricoltura italiana e della scienza poi è che dentro l'agricoltura ormai sono entrate delle persone che non c'entrano nulla con l'agricoltura. Italy, che è il vando, questo qua fino a 5 anni fa vendeva cellulare, adesso viene invitato a tutte le tavole e santifica sull'agricoltura italiana. Lui dovrebbe fare il commerciante, l'imprenditore, ma non deve occuparsi di agricoltura, perché non è il suo compito. Questa è la realtà dell'agricoltura italiana. Tra l'altro, non rivolto alla biologa, perché insomma sappiamo benissimo che dicevo sugli OGM. Cioè, noi oggi parliamo di OGM e li inquadriamo nel mondo vegetale, ma gli OGM sono organismi geneticamente modificati, e tanto vale ad esempio se fino a, non so, 60 anni fa si doveva estrarre l'insulina da maiali ammazzandoli, qui sempre con gli animalisti, no? Molto spesso diciamo, si deve prendere l'insulina, oggi grazie agli OGM non vegetali ma naturalmente di natura batterica produciamo insulina in quantità industriali a basso costo, garantendo una aspettativa di vita a persone di qualunque rango sociale pari sostanzialmente a quelle di a chiunque la avete. Quindi perché un gene messo in una pianta no, un gene messo in un batterio sì, ma perché si va a toccare, io credo, ad esempio su Gordy, sulla storia di Greenpeace, il Golden Rice, no, quella che dove sia la vicenda che aveva citato. Sì, cos'è della vitamina A? Esatto, popolazione, sì. Lui si parla di OGM, ma se si parlasse di cosa veramente è il Golden Rice, cioè popolazioni dell'Africa estremamente povere che ci cibano solamente di riso, e il riso non contiene la vitamina A è il retinolo, che è una molecola che è necessaria per il meccanismo della visione. Mancanza di vitamina A porta a una forma di cecità. Bambini rimangono ciechi per mancanza nella dieta di vitamina A. Un'azienda produsse un tipo di riso che conteneva il gene della vitamina A, quindi produceva vitamina A, e da questo dava l'aspetto golden, cioè l'aspetto arancione. E l'azienda, per evitare polemiche di natura di, diciamo, voler commercializzare e quindi speculare sul dramma di queste popolazioni, dette il brevetto di questo riso gratuitamente ad una onlus, in modo tale che non ci fossero questioni. C'è stata comunque un'opposizione pazzesca da parte di associazioni a livello mondiale ambientaliste come Greenpeace,
E oggi la situazione è che questi bambini sono ancora in quelle condizioni. Quando si poteva veramente fare qualcosa, e l'abbiamo fatto. Sì, sì, soprattutto nell'articolo parlava di come il deficit di vitamina A faccia... è molto sensazionalista ma abbastanza concreto, nel senso il deficit di vitamina A oltre a dare gravi danni invalidanti a persone vive va a portare anche, parlavano anche di più morti di quello che può dare l'HIV, per esempio, quindi si parla di 200.000 bambini morti e di 500.000 è per questo appunto che parlava di danno all'umanità, perché è un danno all'umanità. Ma siccome vi ho detto che molti, operatori della disinformazione fanno molto bene il marketing come l'ex venditore di cellulari, ecco perché non è così strano che lui sa vendere, loro sanno che nel momento in cui, e lo dicono, nel momento in cui fosse approvato questo riso geneticamente modificato con la vitamina A, si aprirebbe la strada. Perché? Perché qui c'è esattamente la stessa contestazione, il cuore, i bambini, e loro sanno che quello è pericoloso e quindi non si deve fare. Quindi bambini a letto senza cena. Quindi lo sanno che se passasse quello, allora sarebbe la vittoria del cuore dell'OGM. L'OGM non sarebbe più brutto cattivo, sarebbe quello che aiuta i bambini. Loro che fanno? Qualcuno ha parlato soltanto di organismi giornalisticamente modificati, cioè questo è la realtà degli OGM. Visto che ci dovrebbe essere una presentazione di un libro dopo, non so se ci stanno già aspettando. Qualcuno ha qualche altro ha qualche altra domanda da fare? Io direi una riguarda alla fonica. Ti hai detto le piante non avendo il sistema nervoso non possono percepire suoni. Però anche un sordo i suoni li può percepire, semplicemente se te guardi le varie frequenze, se te prendi le frequenze basse producono anche un movimento, una vibrazione che un corpo riesce a percepire. Ora magari si dice Mozart perché va di moda o cose varie, magari se gli metti l'heavy metal cresce, non sto dicendo che cresce per la musica, però magari con l'heavy metal cresce lo stesso. Se, forse una cosa da fare sarebbe analizzare le frequenze e andare a vedere quello che succede, perché comunque sia anche un sasso percepisce una vibrazione. Questo no, io non sto dicendo quello, è che la percezione è differente, la musica è tutta la percezione, è proprio il termine, una cosa è fisica, una cosa è psicologica. Noi stiamo parlando di piante per lo stato attuale della scienza. Poi naturalmente quello che abbiamo detto fra 10 anni possiamo essere smentiti, ma la scienza, non è che sono due matematiche, due fisiche. Ma è quello anche e anche nell'agricoltura ce n'è una, le scienze dell'aria è una, non è che ce ne possono essere. Poi ci sono approcci diversi, eccetera, eccetera, però naturalmente bisogna partire da questo assunto. Poi in base a dove uno si trova agisce in modo diverso, ma è così. Se ci fosse uno studio, anzi di solito poi sono una serie di studi che poi si infilano tutti in una cosa sensazionale, se ci fosse uno studio, siccome ne parlano da tempo di musica che influenza le piante, una persona, uno studio che davvero avesse mostrato una cosa del genere, a parte che sarebbe stato replicato, ma sarebbe sbattuto in prima, ma sarebbe sbattuto continuamente in faccia a chi dice ma... Io questa cosa a me non mi convince. Noi possiamo anche crederci, perché purtroppo nella scienza, non perché la scienza è cattiva, ma la scienza si basa sullo studio in riviste di un certo pregio, studi fatti in un certo modo che poi possono essere replicati e verificati da altri pari scienziati studiosi in altri laboratori del mondo. È successo anche ex premi Nobel di aver preso, dopo aver tipo per esempio la memoria dell'acqua, uno dei scopritori dell'AIDS, Montagnier aveva verificato che l'acqua manteneva la memoria di batteri che erano stati poi eliminati, quindi la memoria dell'acqua che era poi la prova dell'esistenza dell'omeopatia. In verità, dinamica? Sì. In verità aveva sbagliato perché aveva usato dei fili scoperti, roba che gli davano dei segnali che non c'entrano niente. Ma è stata pubblicata su Nature.
Quindi, cioè, anche poi sono andati a replicarlo, non funzionava semplicemente. Quindi anche i grandi Nobel hanno preso delle cantonate, e la scienza, che non ha numi tutelari né dei, va a verificare se fosse vera una cosa del genere. Anche in zootecnia sarebbe replicata, sì. Nelle aziende zootecniche per la produzione di... Anche in zootecnia viene usata molto la mosca nelle aziende zootecniche, però allo stato attuale dell'arte nessuno ha detto che producono più latte, perché il latte si produce dando da mangiare alle mucche vacche. Battezzate sì. Le mucche battezzate sì. Quindi insomma ce ne sono di tanti, cioè per esempio le Casertane hanno tentato di mettere Mozart, e quindi secondo loro le... Però in realtà non è così, perché poi analizzando a un periodo più lungo si è visto che la produzione di latte e il contenuto di grassi era quello. Cioè, se poi magari scopro davvero quegli influssi astrali, io avrei paura. Speriamo di no, ecco, perché se poi gli influssi astrali hanno astrali quelli... Vediamo poi i raggi cosmici, che siamo morti. Quindi, perché le agricolture alternative molto anche si basano sugli influssi, cioè ha avuto più influssi l'infermiere che, insomma, quando io sono nato, quando te sei nato, che Marte, Mercurio, Venere, dal punto di vista fisico è così. E a fare una domanda? No, una domanda, una considerazione. Sempre, in realtà un po' si ricollega a quello che dicevamo prima su il, appunto, tentare di testare anche queste ipotesi. Io devo dire, anche riprendendo il discorso, cioè io sarei molto favorevole se si veramente ponesse sempre sul piano scientifico anche queste ipotesi, perché secondo me è anche un po' di autocensura pensare è inutile fare un trial, fare una ricerca. E il problema è che secondo me a livello di mentalità andrebbe proprio favorita questa idea che la difficoltà, che la parte noiosa, che è la cosa che la parte preponderante della ricerca scientifica, perché una cosa è vedere i risultati che piace vedere a noi, è quello, ma dietro c'è tutta quella parte che è l'analisi dei dati, insomma, l'abbilanciamento dei campioni, insomma, tutta la procedura metodologica, che è la parte più noiosa e brutta, che barba, no? Insomma, mi piace, condivido. Che invece, forse anche per la sua un po' farraginosità, difficoltà nell'essere elaborata, si va via, ma anche chi lavora nel mondo della scienza magari sottovaluta questa cosa che c'è questo gradino da superare. E invece andrebbe, cioè no, la mia visione è anche un po' esterna, ma invece andrebbe pensata con più facilità che si possa fare ricerca scientifica anche molto più comunemente. Cioè, sì, ovviamente mancano le risorse, mancano i soldi, e questo è un concreto, però bisognerebbe proprio porre sempre sul piano scientifico anche le ipotesi più basate. Almeno per quanto riguarda il mio campo di appartenenza, le posso dire che insomma questo è stato fatto, per esempio l'influsso lunare sull'agricoltura è stato studiato da tantissime facoltà agrarie e hanno dimostrato, cioè se uno va a leggere tutti gli studi fatti, addirittura ne ho trovato uno quando uno stappava la bottiglia di spumante, metteva il cucchiaino, che molti di voi fate. La facoltà di agraria di Firenze queste cose l'ha fatta negli anni 30 e ha visto che non c'era nulla di vero, perché poi queste cose li fanno, poi naturalmente è ovvio che si perdono nei rivoli della scienza, ma in realtà è così. Gli influssi lunari, le facoltà diciamo, che si occupano delle culture l'hanno sempre fatto e non hanno trovato, per fortuna, perché come dico io avrei paura davvero se la luna mi influenzasse, che non c'è nulla di vero, tranne le maree, altro non c'è. Credo che, visto che anche siamo un po' sfruati gli orari, io naturalmente ringrazio tutti, anche voi che avete assistito qui o che ci hanno assistito anche tramite la diretta streaming, anche sul palco naturalmente, abbiamo gli spalti. Ringrazio i nostri ospiti, il dottor Romeo Gentile e il dottor Francesco Marino, ringrazio chi ci ha ospitato, naturalmente la libreria Caffè La Cité. Se qualcuno di voi è interessato, diciamo, ad aiutare noi come gruppo Italianità per la Scienza, nel lavorare, nel fare eventi di questo tipo, potete contattare me su Facebook, mi trovate Antonio De Finizio, insomma, entrate nel gruppo nostro, mi contattate in qualche modo con qualcuno e insieme insomma si proviamo a costruire qualcosa, no? Sappiate, l'Idronazionale, il nostro movimento che in questi giorni sta facendo eventi di questo tipo,
ci piacerebbe che continuasse anche in più, con cadenze magari più, più frequenti, ecco. Grazie.